stanno organizzando, quindi Nativa Lab, i ragazzi Paolo, Eric, Anna, Nicola, diamo un grande applauso. E siccome oggi ci saranno tante persone, tanti concetti molto belli, vorrei che questi venissero anche accolti in modo molto bello. Quindi in realtà l'applauso da 400 persone che siamo qui oggi secondo me può essere anche un po' più forte. Ora io direi che proviamo a fare... Bravi! Ottimo, io avevo pensato di fare una prova, ma mi sembra che non ci sia bisogno, che siamo tutti molto caldi. Quindi invito la prima relatrice della giornata, Cristina Tajani, che è del Comune di Milano ed è assessore a politiche del lavoro, attività produttive, commercio e risorse umane. Benvenuta. Grazie. Buonasera a tutti, il mio è soprattutto un benvenuto agli amici che hanno scelto Milano come città dove tenere questa festa, questo evento di lancio del movimento B Corp a livello nazionale e per aver scelto anche questo spazio che è lo spazio base, è un progetto del Comune di Milano dove ha trovato casa anche l'iniziativa Cariplo Factory promossa e gestita da Fondazione Cariplo. Noi siamo molto lieti di questa scelta, cioè di poter ospitarvi in città oggi e quindi di poter accompagnare questo processo e questo percorso che speriamo possa portare dei frutti anche alla nostra città, proprio perché è da tempo che la città di Milano ragiona e investe sul tema dell'impresa ad alto impatto sociale, quindi dell'impatto sociale anche degli investimenti di natura privata. Noi siamo stati promotori del primo incubatore di imprese ad alto impatto sociale che ha sede proprio nel Comune di Milano in un'area periferica, la cui partnership di gestione vede al suo interno anche un'impresa B Corp, Impact Hub, che è una delle imprese cittadine che ha scelto, diciamo, di adottare nel proprio statuto la formula B Corp. Sappiamo che molti altri partner stabili del Comune di Milano si stanno orientando in questa direzione. Abbiamo nel nostro registro di co-working accreditati presso il Comune di Milano, non solo Impact Hub ma altri soggetti che svolgono questo tipo di attività che hanno scelto appunto la formula delle B Corp e speriamo che molti altri aderiscano a questa iniziativa e colgano questa opportunità. È noto e credo se ne parlerà anche nelle tavole rotonde successive che da questo punto di vista il nostro paese è stato precursore, diciamo, a livello europeo, proponendo e approvando poi la legislazione che consente appunto alle imprese di diventare B Corp. Dobbiamo questo impegno all'amico senatore Mauro Del Barba che parlerà nel corso del pomeriggio. Non è la prima volta che l'Italia guarda avanti e offre piattaforme anche normative innovative su questi temi. Ricordo che siamo stati anche il primo paese ad adottare con un regolamento la possibilità di, diciamo, gestire il crowdfunding a livello nazionale. Quello che spesso manca è la massa critica necessaria affinché queste novità normative poi diventino movimento e movimento reale e concreto. Io penso che anche le istituzioni a livello locale possano giocare un ruolo di sostegno a questi movimenti. Lo abbiamo fatto nel caso del crowdfunding facendoci promotori della prima iniziativa di crowdfunding civico a livello milanese e quindi sostenendo attraverso la compartecipazione all'investimento
investimento, quelle imprese o associazioni, e in particolare in questo caso mi interessa il lato imprenditoriale, che avessero in animo di promuovere un business ad alto impatto sociale e che scegliessero il crowdfunding come modalità di finanziamento. In quel caso il Comune di Milano ha stanziato la metà, diciamo, dell'investimento iniziale destinato a quei progetti che attraverso la crowd avessero ottenuto appunto la prima metà di partenza. Nel caso delle B Corp io penso si possa fare un ragionamento insieme, ma ovviamente non può prescindere dalla volontà di questo movimento che è qui rappresentato per rendere Milano veramente la capitale dell'impresa che fa impatto. Credo ci siano formule che si possono trovare, su cui ragioneremo in futuro, abbiamo già cominciato a farlo con Enrico Ezechiele in un incontro di qualche settimana fa, immaginando forme, come dire, di incentivo e di sostegno anche simbolico alla nascita e alla conversione di imprese in B Corp. Oggi la città di Milano ha la sensibilità per fare insieme a voi questo passo e noi viviamo questa festa di oggi anche come un momento fondativo non solo del movimento nazionale, ma un momento fondativo della collaborazione tra la città e voi imprenditori e voi movimento. Quindi io vi auguro un'ottima permanenza in città, un proficuo lavoro nel pomeriggio di oggi e sono sicura che è soltanto l'inizio. Grazie Cristina. Passiamo la parola ad Andrea Flumiani della Fondazione Cariplo. Grazie. Grazie mille. Grazie. Un po' di più. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Quanti siete? Incredibile, bene così. Rivolgo a tutti i partecipanti il più cordiale benvenuto. Vi saluto e vi ringrazio per la partecipazione. Questo è il meeting di lancio del movimento B Corp, realizzato per la prima volta in Italia per diffondere il paradigma delle Benefit Corporation. Un anno fa, come Fondazione Cariplo, abbiamo realizzato un convegno di grande successo. I temi trattati sono stati Impact Economy, Economia Circolare e Benefit Corporation. E da quel momento abbiamo sviluppato una buona relazione con il mondo delle B Corp e che ci hanno condotto fin qui oggi. Come Fondazione Cariplo faccio gli onori di casa e vi porto i saluti del Presidente Avvocato Guzzetti che impegni istituzionali non gli hanno consentito di essere qui con noi oggi. Consentitemi anche di ringraziare gli ospiti, che sono tanti, e anche i relatori. Chiaramente l'assessore e l'autorità di Milano, Cristina Tajani, complimenti ancora per la corposa delega, Nathan Gilbert, che è direttore generale del B-Lab Europe, Marcello Palazzi, che è cofondatore B-Lab Europa e nativa B-Lab, Bart Hulhan, cofondatore di B-Lab e inventore delle Benefit Corporation, Paolo Di Cesare e Eri Ezechieli, cofondatore di Nativa, ai quali sono grato per avermi guidato su questo percorso di conoscenza delle B Corp. Grazie. Ringrazio anche il senatore Mauro Del Barba, che è promotore della legge sulle società Benefit, il professor Stefano Zamagni, economista e sostenitore del movimento B Corp. Ringrazio anche gli oltre 50 imprenditori di aziende B Corp italiane che sono qui. Ringrazio anche chiaramente tutti gli sponsor che insieme alla Fondazione Cariplo hanno consentito l'organizzazione di questo evento. Come dicevo, la Fondazione Cariplo oggi tocca fare gli onori di casa e permettetemi di presentarla. La Fondazione Cariplo fa filantropia con la passione per l'arte, la cultura,
la ricerca scientifica, il sociale e l'ambiente. Oggi è concentrata sul sostegno ai giovani, al welfare di comunità e al benessere delle persone, realizzando progetti insieme alle organizzazioni non profit. Dal 91 ad oggi la Fondazione ha sostenuto 30.000 iniziative donando 2 miliardi e 800 milioni di euro. Ogni anno sostiene e realizza più di 1.000 progetti con un impegno di oltre 150 milioni di euro nel campo del sociale, dell'arte, dell'ambiente e della ricerca scientifica. Nel 2016 la Fondazione Cariplo compie 25 anni, un grande traguardo per tutti noi. Cariplo Factory, che oggi ci ospita, è un progetto molto ambizioso su cui la Fondazione Cariplo impegnerà 10 milioni di euro per creare nei prossimi 3 anni 10.000 opportunità di lavoro per i giovani. Prende vita in uno dei luoghi simbolo dell'industria milanese, lo storico sito produttivo della ex Ansaldo Elettromeccanica. Oggi è diventato un grande polo di open innovation che unisce le potenzialità del non profit e del profit, con l'obiettivo minimo di creare un effetto leva di almeno altri 10 milioni di euro grazie all'apporto di altri investitori. In questo luogo verranno realizzate numerose attività, progetti di corporate social responsibility, progetti di talent management, progetti di open innovation. Quale posto migliore per ospitare a Milano l'evento di lancio del movimento B Corp? Cariplo Factory vuole essere un acceleratore e un moltiplicatore di opportunità per i giovani e per gli operatori, un polo per lo sviluppo di iniziative che riguardano la valorizzazione dei giovani, l'innovazione tecnologica e sociale, la cultura, l'arte, la creatività e l'imprenditorialità. E sulle imprenditorialità innovative, oggi sentiremo i contributi di chi intraprende con un nuovo modello di corporate governance, The Benefit Corporation. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Andrea. È un po' difficile conoscerci tutti quanti qui in questa sala oggi, giusto? Perché se facciamo un giro di introduzioni non la finiamo più. Però ci sarà per fortuna tutta un pomeriggio, una serata per conoscerci meglio e volevo intanto cominciare ad avere un senso di chi è qui in sala. Quindi volevo chiedere a tutti i genitori qui di alzarsi in piedi. Tutti i genitori. Grazie. Bravi! Adesso vorrei chiedere a tutte le zie e gli zii di alzarsi in piedi. Bene, grazie. E per ultimi vorrei chiedere a tutte le nonne e i nonni che sono qui in sala di alzarsi. Bravi, ecco, questo fa vedere quanto a tutti noi interessa anche la prossima generazione, giusto? E a chi è vicino, e siamo un po' tutti qui, interessa il futuro. Ecco, il futuro è tutto da co-creare e quindi un grandissimo invito a cominciare qui oggi con questo movimento, ma portarlo avanti e farlo crescere insieme per la prossima generazione e per il futuro di tutti. Chiedo a questo punto sul palco due amici del Movimento Europeo, Nathan e Marcello, che verrà a seguito, giusto? O tutte e due insieme, insomma, come vi pare. Good evening. Thank you so much for having me. I'll just say a few words
And then I'll invite Marcello up here. You don't want to hear much of me because I'm sorry, I don't speak Italian. I work for VLab Europe. I'm a co-executive director. My name's Nathan Gilbert. There I am. And I'm honored to be here and representing VLab Europe. So first off, on behalf of our organization, thank you, and thank you, Nativa, for hosting us. And on behalf of the European B Corp community, congratulations to all of you, really. The story you're going to hear tonight, the many stories you're going to hear tonight, is a story of a community that is incredibly diverse. This community is made up of consumer product companies, manufacturers, banks, law firms, incredible companies that straddle the globe, and truly straddle the globe. It started about 10 years ago, but really in the last 5 years has increasingly gained momentum, picked up steam outside of the United States where it all started. And you can see here on this beautiful graph, Europe really only comes into play about two and a half years ago. Actually, right around here, the beginning of Europe is right when Nativa comes on the scene as one of the first European B Corps and the first Italian B Corps. So we can put their logo right there. In Europe, this movement has been growing over these 2 years and is now straddling across the continent in over 16 or 18 different countries, and we're 300 strong. And here in Italy, I think the last count I got was 40, I think, or maybe are we 50 now? I have to check my email because I think there's more and more coming online. This isn't the first time, though, that this movement has gathered in Italy. This was taken earlier this summer, where we organized the first European B Corp Summer Summit. And this was an incredible opportunity to bring not only the B Corps from Italy together, but also invite B Corps from around Europe and also around the globe to come together and really look at ourselves as a community for the first time and really try to figure out who are we and what can we do together? Because most importantly, what makes this community unique is not that what each of our companies does individually, but what we can all do together. And that was the opportunity that we all had in Rome, where we looked deeply into this community and thought, well, how can we take this movement to the next level? What can we do together? And this is what inspires me. When I was flying down to Milan from Amsterdam this morning, it was an incredibly clear day with the most amazing view of the Alps. We don't get much elevation in Amsterdam, and so I was in awe when I was looking out the window. And it made me think of this image of a lead climber going up a mountain. And this is really who you guys are. You are all lead climbers, and lead climbers play a very important role as they ascend up the mountain. They are the trailblazers. They are the ones that are finding the pathway forward, but always looking behind them to lend a hand and lift up those that are following behind them. And so it is really your inspiration and your leadership, this community that's here in this room, as well as all of the other B Corps across Europe and the globe, that are creating the true leadership and inspiration that we all need if we ever want to head to where we like to, which is to create a shared and durable prosperity. Because ultimately what this is all about is about using the power of business to create a shared and durable prosperity. And certified B Corps are on that journey, and we look forward to working with you to inspire thousands and millions of other companies to join us and getting there. So thank you. And I want to bring up Marcello for joining us. Thank you. Un ringraziamento a Nathan, I don't need it, thank you. Nathan, come vedete, lui è uno giovane e B Corp sono la società dei giovani. Ci sono fra le 2000 B Corp, direi che più della metà sono di giovani di 20 anni, 30 anni. Perciò grazie Nathan. Io sono Marcello Palazzi, ormai da 30 anni su questo, diciamo, tragitto fra l'impresa e l'etica, l'impresa e la società.
e dopo aver fatto una fondazione a Rotterdam circa 25 anni fa sull'economia civica, ho incontrato Bart Haulahan e i suoi colleghi di B-Lab e ho insieme con un collega creato B-Lab Europe 2 anni e mezzo fa. Ciò mi fa grande piacere essere in Italia. Io sono nato a Milano, ho vissuto a Milano da giovane, poi sono stato in Svizzera, in Inghilterra, in giro, e mi fa piacere veramente che Paolo, Eric e Mauro Del Barba sono riusciti a creare in Italia forse la comunità più dinamica delle B Corp in Europa. Adesso l'Olanda è circa 55 B Corp, siamo quasi, e c'è molto, diciamo, c'è molto energia in Italia per proseguire questa strada e diventare sicuramente il paese più avanzato in Italia, in Europa, con le B Corp. Tre cose molto veloci. Secondo me le B Corp sono le imprese del futuro, le imprese del cambiamento e le imprese della convivenza. E cosa vuol dire questo? Imprese del futuro vuol dire imprese che si, diciamo, vogliono offrire prodotti e servizi nell'economia, diciamo, responsabile, sostenibile, nei settori del futuro. Lo spazio, cioè The Orbit, perciò sono società tutte che creano, co-creano, come diceva Femke, il futuro verso quei settori e quelle industrie che nei prossimi anni saranno all'avanguardia. Secondo, imprese del cambiamento. Sappiamo tutti che non possiamo aspettare la politica o altre istituzioni a essere le uniche, diciamo, gli unici motori del cambiamento, perciò dall'impresa può venire il cambiamento. Qui in 50 paesi del mondo ci sono imprenditori di B Corp che sono all'avanguardia del cambiamento. E terzo, la convivenza. Convivenza nel senso che noi, diciamo, è una delle cose necessarie per diventare una B Corp, bisogna firmare un certificato di interdipendenza. Questo vuol dire chiaramente che al mondo di oggi, il mondo globale così collegato, qualsiasi cosa facciamo come anche individui, ma soprattutto come società, hanno un impatto su tutti gli altri. Perciò la B Corp diventa una realtà di convivenza fra l'impresa e la società. E questo mi sembra che sia una cosa molto importante al mondo d'oggi, con i problemi e le opportunità che abbiamo. Perciò per me le B Corp sono queste tre cose, sono l'impresa del futuro, del cambiamento e della convivenza. Vorrei ringraziare tante persone. Mi viene in mente così all'improvviso di ringraziare Carli, Claudia Carli e la ditta Carli, che si sono, diciamo, esposti 2 anni fa come una delle grandi società italiane a diventare B Corp, e direi che hanno aiutato molto il movimento. Perciò ringrazio Carli di quello che avete fatto. Direi che ci saranno tante persone che ringrazieranno Maura Del Barba. Io aggiungo il mio ringraziamento e passo la parola a Femke. Grazie e buona giornata. Grazie Marcello e Nathan anche. Passo subito la parola dall'altra parte, altri due amici, i veri leader, direi, di questo movimento in Italia, Paolo e poi anche Eric. Grazie. Un grande applauso. Grazie. Scusate, c'è una presentazione che deve essere messa online. Ok, abbiamo pensato moltissimo al titolo e abbiamo fatto anche qualche errore grammaticale nello scrivere, però voglio partire con questo, con un primo input, diciamo così, per la nostra presentazione. Qualche settimana fa, oramai qualche mese fa, siamo stati invitati da una grande azienda italiana e dall'amministratore legato a parlare di questo tema, di B Corp e società benefit. È stato un incontro bellissimo, molto proficuo, molto interesse da parte dell'amministratore legato. Questa era più o meno, diciamo così, stilizzata la struttura di quell'azienda, era fatta da 2 torri. In cima al 7° piano, nella torre numero 1, c'era la stanza dell'amministratore legato. Ripeto, molto proficuo come dialogo. A un certo punto, alla fine, dopo un'ora circa di dialogo, l'amministratore dice: questa cosa mi piace tantissimo, voglio perseguire questo obiettivo, voglio trasformare questa azienda anche in una società benefit. Parliamone subito con il direttore Corporate Social Responsibility. Siamo usciti da quella stanza e abbiamo preso l'ascensore.
e siamo andati giù lungo tutto il lungo la prima torre, e noi vedevamo 7, 6, 5, 4, 3, no? Quindi ci allontanavamo dalla stanza dell'amministratore. Poi siamo arrivati al piano terra e abbiamo pensato, oddio, adesso andiamo nel sottoscala. Per fortuna no, abbiamo proseguito lungo il corridoio e siamo arrivati alla seconda torre. Da lì siamo saliti con l'ascensore e siamo arrivati nella stanza del direttore Corporate Social Responsibility, che vedete si trova al settimo piano di una delle due torri, quindi nell'iconografia dell'importanza aziendale è in un ruolo importante, al settimo piano. Ma guardate quali sono i due punti più lontani in questa azienda. Sono esattamente queste due stanze. Da una parte il business, l'amministratore delegato, dall'altra parte, nel punto più lontano, per quanto importante, c'era la stanza dell'impatto. Questo è quello che noi in queste settimane molto spesso abbiamo incontrato, una distanza enorme tra chi persegue l'obiettivo di profitto e chi persegue magari, non con una, diciamo così, una natura specifica aziendale, l'impatto sociale ambientale. Allora la riflessione che nasce da questa esperienza è proprio che il concetto di impresa sia stato codificato nel passato probabilmente con un errore progettuale, no? Forse non era così sentito, però se voi prendete il codice civile italiano c'è scritto che un'impresa nasce per dividerne gli utili, e nello statuto americano, quindi da altri paesi occidentali, per massimizzare, leggete qui, il ritorno degli azionisti, e questo è l'unico scopo. Considerate che nel 2012 io ed Eric abbiamo fondato Nativa, avevamo letto un articolo sulle benefit corporation su Harvard Business Review e abbiamo deciso di scrivere lo statuto guardando la legge americana, proprio così, guardando, facciamo finta di essere in America. E la Camera di Commercio la Camera di Commercio di Milano ci ha bocciato lo statuto 4 volte, perché noi nell'oggetto sociale abbiamo scritto cose che non si potevano scrivere, quell'impatto sociale e ambientale che volevamo avere, non si può scrivere. Allora, veramente in questa codifica ci siamo dimenticati delle persone e del pianeta. Ovviamente forse 200-300 anni fa non sentivamo impellente questo problema, no? Il pianeta era ancora molto grande, c'erano molti meno abitanti sulla Terra, le imprese funzionavano in modo diverso, però adesso sempre di più sentiamo questa necessità, il fatto che qualcuno, noi stessi, ci siamo dimenticati di scrivere nella natura stessa delle imprese che oltre a perseguire il profitto bisognava perseguire un impatto sulla società e sul pianeta. Questa è una bellissima notizia di qualche mese fa, oramai dicembre 2015, Parigi, COP21, recentemente c'è stato Marrakesh, 196 paesi del mondo insieme hanno raggiunto veramente un risultato storico, cioè quello di sottoscrivere un impegno comune nei prossimi anni per combattere il climate change. Ora, noi abbiamo avuto la fortuna, io e Eric, di conoscere Johanna Rockström, che è uno degli artefici di questo successo, è uno scienziato, direttore del Resilience Center di Stoccolma, straordinario, il quale lui riassume l'esito di quella conferenza con un'espressione che solo gli scienziati possono trovare: nel 2040 noi vivremo in una società decarbonizzata, decarbonized society, questo è quello che lui dice. Dice anche vivremo, come se fosse un obiettivo che l'umanità non può rischiare di non raggiungere, lo dà per scontato, okay? Crede talmente nell'uomo e nell'essere umano, nella nostra capacità di scelta e di indirizzo, che raggiungeremo questo obiettivo. Mancano 23 anni, attenzione, solo 23 anni, la prima volta che abbiamo pubblicato questa slide c'era scritto mancano 24 anni, quindi un anno è andato, mancano 23 anni e Johanna Rockström dice nei prossimi 5 anni, quello che faremo nei prossimi 5 anni segnerà veramente la possibilità di raggiungere questo obiettivo, quindi non bisogna aspettare il 31 dicembre 2039, ma lo capiremo già dalle azioni dei prossimi 5 anni. Identifica il 2040 Decarbonized Society con un'immagine di questo genere, questa è Parigi, vedete, meravigliosa, tutta verde, qualcuno fa vedere una Tesla, quindi un'auto elettrica che silenziosa cammina lungo una strada. Ma una cosa molto interessante che ci è capitata, o ci capita spesso quando facciamo dei workshop in cui mettiamo studenti o imprenditori davanti a questo tema, è che quando descrivono questa società del futuro non si limitano a parlare di verde e di auto elettriche, anzi quasi mai, no? Forse i primi spunti. Quello che viene fuori è che trasformano, immaginandola, la società, le regole, gli strumenti proprio di governance delle imprese, che cos'è l'economia nel 2040, è come se ci fosse un salto evolutivo che l'umanità sta intraprendendo proprio in questa fase, noi ci crediamo fermamente in questo.
Guardate questo, e tutto ciò avviene all'interno di pressioni estreme. Questa è la popolazione terrestre, no? Ci sono voluti, guardate qui, 3,8 miliardi di anni perché la popolazione terrestre raggiungesse un miliardo di abitanti. È successo nel 1804. Poi ci sono voluti 123 per raggiungere il secondo miliardo, 33 per il terzo, 15, 13, 12, 12. Esponenziale. Ora, ciascuno di voi è ben cosciente dell'anno della propria nascita, mettetela qui in mezzo. Io sono nato nel 1970 e quando sono nato io gli abitanti della Terra erano 3,5 miliardi, la metà di quelli di adesso. Quindi nel mio arco di vita, dico breve anche se ho la mia età, la popolazione è raddoppiata. Mio padre è del 32, un terzo, è triplicata, mio padre è ancora vivo e nella sua vita la popolazione terrestre è triplicata. Okay? Si sono dimenticati le persone, uno potrebbe dire va bene, si sono dimenticate perché non sentivano la pressione di una popolazione in crescita esponenziale. Saremo 9,5 miliardi tra qualche anno, questo è certo, non dipenderà dalle nuove nascite che più o meno si sono stabilizzate, ma dalla allungata, diciamo così, vita delle persone. Questo è un altro schema, The Economist, ci fa vedere tutto ciò che l'uomo ha prodotto negli ultimi 2000 anni, diviso per secoli, primo secolo, secondo secolo, terzo secolo. Nel XX secolo l'uomo ha prodotto il 55% di tutto ciò che ha prodotto negli ultimi 2000 anni, 55%. Guardate cosa è successo nei primi 10 anni del XXI secolo, quasi il 24-25% di tutto ciò che l'umanità ha prodotto è stato prodotto nei primi 10 anni di questo secolo. Immaginiamoci a fine 2100, questi istogrammi saranno di nuovo ridistribuiti, probabilmente l'ultimo sfonderà il soffitto del base. E sono tutti esponenziali. Guardate, abbiamo detto popolazione, consumo dell'acqua, concentrazione di CO2, numero di auto, consumo di fertilizzanti, perdita della foresta, della diciamo, metratura di foresta pluviale e così via. Sono tutti esponenziali che concorrono in questo momento e noi li stiamo vivendo nella nostra epoca, nel momento in cui superano una fase in cui sembra che nulla stia accadendo e improvvisamente accadono contemporaneamente. Guardate qui. Qui c'è quello che preferisce mia figlia, il numero di ristorante di McDonald's. Ma guardate, sono tutti esponenziali. 14 dei 15 anni più caldi di sempre, da quando l'uomo diciamo li misura, sono stati registrati dopo il 2001. Ci sono tutti, a parte il 2008, scusate, ci sono praticamente tutti. L'anno più caldo mai misurato è stato il 2015. Questa slide l'abbiamo aggiornata perché proprio in questi giorni la NASA ha comunicato che il 2016 sarà l'anno più caldo da che l'uomo misura la temperatura del pianeta Terra. Questo è uno schema che spesso vogliamo far vedere, perché qui viene misurato l'anomalia della temperatura rispetto alla media che si è calcolata in questi 30 anni. Guardate qui, a seconda dei colori vediamo le differenze della temperatura rispetto alle medie. Guardate il polo nord, ci sono differenze di temperatura che vanno tra i 4 e i 12 gradi. Questo è uno schema che fa vedere la temperatura misurata in ciascun mese dal 1852 in poi, quindi vedremo una spezzata tra poco che farà vedere le varie temperature nei vari mesi. E quello che si vede è ovviamente che c'è una prima fase, diciamo, di industrializzazione in cui comincia a diventare turbolenta questa spezzata, lo vedete, e poi improvvisamente guardate cosa succede negli ultimissimi anni. Vedete, il gennaio più caldo di sempre è stato il gennaio del 2015, il febbraio più caldo di sempre è il febbraio del 2015, è stato un record continuo e si è trasferito esattamente anche nel 2016, quindi già sappiamo adesso che il novembre 2016 è stato il novembre più caldo di sempre, almeno dal 1852, da quando cioè l'uomo misura questa temperatura. Ora, noi abbiamo, dicevo, 2040 vivremo, come dice Rockstrom, in una società decarbonizzata. Abbiamo 5 anni per renderlo possibile. Allora qualcuno potrebbe, diciamo, avere un po' di ansia a questo punto. Però in realtà, diciamo che ci sono delle belle notizie che sono accadute nelle ultime settimane e vi volevo far vedere. Beh, una è intanto che prima della conferenza di Parigi, qualche settimana prima, era uscita l'enciclica del Papa, l'unica enciclica che ho letto, ma che è molto tecnica e che diceva quello che vedete scritto qui. È successo anche che la più grande azienda di estrazione di carbone nel mondo è fallita.
ovviamente ci dispiace per i posti di lavoro, ma non ha più senso estrarre carbone. La stessa Enel, dove siamo stati ieri, l'amministratore legato parla di azienda decarbonizzata, è il loro obiettivo di trasformarsi in un'azienda decarbonizzata. Guardate questo, ExxonMobil per la prima volta perde il mitico AAA di Standard & Poor's dopo 70 anni dall'anno della sua fondazione, per la prima volta è successo. A San Francisco non si possono comprare più le bottigliette di plastica con l'acqua dentro. Questo è qualcosa di rivoluzionario in assoluto. Dal 2025 in Norvegia e in Olanda non si potranno più vendere auto a benzina o diesel. Volete comprare un'auto a benzina? Non la potete più fare nel 2025. Ovviamente nessuno lo comprerà neanche nel 2024, visto che l'anno dopo nessuno la potrà ricomprare, no? E guardate anche in India, addirittura dal 2030 non potranno più circolare auto a benzina o diesel. E in Germania, questo è da aggiornare, in realtà il Parlamento tedesco ha legiferato in materia, dal 2030, quindi la patria di Porsche, BMW, Mercedes, eccetera, non potranno più vendere auto a benzina o diesel. Pensate, questa cosa era del tutto impensabile soltanto un anno fa. Questa è Tesla, sapete, l'auto, diciamo, ha inventato l'auto elettrica, in realtà è stata la prima invenzione, prima ancora il motore a combustione interna. Tuttavia, il modello 3, che costa $30,000, nel mese di aprile-maggio, quando è stato presentato, ha avuto 400.000 ordini, ciascun ordine costava 1.000 euro ed è stato il più grande ordine della storia dell'automotive da che appunto negli ultimi 150 anni. Più grande ordine di sempre, molti anche dall'Italia. La Francia, qualche settimana fa, dal 2020 non si potranno più vendere vettovaglie di plastica, quindi bicchierini, forchettine, no? Pensate alle feste, per chi aveva i figli prima, appunto piatti e così via, non si potranno più vendere al 2020 in Francia. Io sono così invidioso di questo fatto. Qualcuno dice d'accordo, adesso dovrà anche tutta l'Europa dovrà fare la stessa mossa, e quindi stanno accadendo queste cose, ma ancora di più, forse ancora più profondamente, qualcosa sta accadendo dentro le persone. Io credo che anche oggi, diciamo, il successo di questa manifestazione in cui in così tanti vi siete registrati, e anzi ci scusiamo per quelli che hanno provato negli ultimi 3-4 giorni, che sono stati tantissimi, decine e decine se non centinaia, che non hanno potuto entrare questa sera, ma recupereremo in un altro evento. Però questo sta succedendo, che anche le persone sentono sempre più forte questo bisogno di cambiamento, addirittura che cominciano a pensare che anche le imprese debbano giocare un ruolo in questo. Non è più soltanto il governo, no? Che deve pensare al nostro benessere, come magari in un vecchio modo di pensare, che ha portato tra l'altro anche a modi di dire come piove governo ladro, no? Qui si tratta delle imprese che devono giocare un ruolo per migliorare il benessere delle persone. Lascio la parola ad Eric per il proseguo, grazie. Grazie. Allora, se noi guardiamo come si tende ad affrontare i problemi, potremmo rappresentarlo in questo modo, no? C'è un problema e c'è una soluzione. Applico la soluzione, sembra che funzioni, a un certo punto la soluzione diventa problema. Quindi di fronte a queste sfide, a questi problemi, noi pensiamo al business come una soluzione. Allora dici, vabbè, se non ha funzionato così è perché non ho fatto abbastanza. Allora riprendo la stessa soluzione, la applico però più grossa. Però anche in questo caso la soluzione diventa il problema. Perché la soluzione diventa o continua a essere il problema? Perché stiamo adottando sempre lo stesso modello mentale, sempre lo stesso paradigma. E qui c'è una persona molto saggia che lo disse decenni fa: non possiamo risolvere i problemi con lo stesso modello mentale che li ha creati. Dobbiamo veramente cambiare modello e cambiare paradigma, ma lo dobbiamo fare nel profondo. E quindi qua può essere utile chiedersi cos'è il business. A noi piace spesso usare delle metafore. Proviamo a pensare che il business non è altro che una tecnologia. Il business è un'invenzione ed è qualcosa che noi abbiamo creato per risolvere un problema. È come se fosse una macchina, è come se fosse un robot, una macchina che fa qualcosa. Ma allora, se ci pensiamo un attimo, questa macchina è l'invenzione più potente della storia. Il business è veramente la cosa più potente, più pervasiva, più impattante che la mente umana abbia mai inventato, l'azienda, la capacità imprenditoriale.
È come se fosse una forza geologica, se ci pensiamo, come i terremoti, come i vulcani, come le forze, gli agenti atmosferici che plasmano la superficie della Terra. E noi abbiamo visto come i nostri modelli di business stanno plasmando la superficie della Terra, stanno plasmando le dinamiche geologiche. E quindi è in corso un cambiamento culturale storico. Proviamo a pensare a come usare questa tecnologia, usare questa macchina per servire veramente le persone. E questo è il cambiamento, crediamo, epocale che stiamo vivendo. Quindi reinventare il business richiede essenzialmente due cose. Uno, dobbiamo prendere questo robot, dobbiamo prendere questa macchina e dobbiamo cominciare a misurare in maniera solida, robusta, se sta creando o distruggendo valore per la società. Fino ad oggi non c'era bisogno, oggi è indispensabile farlo e stiamo anche diventando sempre più bravi nel farlo. Quindi primo, misurare. Secondo, dobbiamo guardare il sistema operativo della macchina. Se questo robot è progettato per distribuire dividendi, distribuirà dividendi, non farà altro, non ha altre priorità, non ha altri obiettivi. E quindi dobbiamo veramente riprogrammare e riscrivere il sistema operativo. Quindi misurare quello che conta e nuove forme giuridiche. Questo è esattamente quello che hanno fatto negli ultimi 10 anni le Benefit Corporation e questo che fa il movimento delle B Corp in tutto il mondo. Quindi le B Corp, qui un breve riassunto per magari qualcuno che è un po' più nuovo dell'argomento, da una parte prendono il meglio che si possa prendere dal modello for profit, prendono il meglio che si possa prendere da un paradigma non profit e li sintetizzano, li fondono per creare qualcosa di completamente nuovo. Quindi un'azienda, un'attività imprenditoriale che abbia come scopo l'impatto positivo e la distribuzione dei dividendi. Quindi non è o uno o l'altro, è uno e l'altro. E fonda questo nuovo modello, questo paradigma sui due pilastri che ho citato prima applicati al robot, quindi la misurazione dell'impatto e nuove forme giuridiche. Quindi questa è una sintesi di cosa significa e cosa sono le Benefit Corporation. Quindi usare il business come forza positiva e sottolineiamo usare. Noi oggi abbiamo le persone che sono in grande misura al servizio dell'economia, dobbiamo ritornare a una condizione in cui sia l'economia e sia il business al servizio delle persone, ma non possiamo farlo finché non l'abbiamo misurato e riprogrammato. Quei due passaggi sono indispensabili. Quindi cercare veramente l'eccellenza in termini di risultati, di trasparenza, di accountability and governance. Se qualcuno mi dice come tradurlo in italiano, poi lo tradurrò, non abbiamo ancora trovato dei termini adatti. Quindi una comunità globale in rapida crescita, 50 paesi, 130 industrie diverse, questo è l'andamento di crescita negli ultimi anni. E questa è una cosa che ci è successa qualche mese fa, siamo stati intervistati da Report, una puntata che è andata in onda il 22 di maggio, è stata la puntata più vista degli ultimi anni di Report e i giorni successivi siamo stati veramente travolti da telefonate, email, messaggi, gente che ci fermava per strada e diceva, soprattutto imprenditori ci dicevano, credevo di essere l'unico a pensare che fosse giunto il momento di cambiare in questa direzione, invece mi sono accorto che c'è un movimento globale che sta pensando esattamente la stessa cosa. Quindi siamo in buona compagnia e ci siamo veramente sempre più resi conto negli ultimi mesi che non c'è nulla di più potente di un'idea della quale si è giunto il tempo. Crediamo veramente sia giunto il tempo di evolvere in questa direzione. Un altro esempio che vi faccio, questa è un'azienda privata, si chiama SpaceX, e sono leader al mondo nel mandare oggetti in orbita e qualche mese fa hanno lanciato un nuovo progetto che qualcuno credeva assolutamente impossibile, diciamo negli ultimi decenni si è creduto fosse impossibile, di creare una colonia umana su Marte. La visione di SpaceX è di creare un sistema di backup per la specie umana. Se qualcosa va storto sulla Terra, dobbiamo essere in grado di preservare la specie umana rendendo possibile la vita multiplanetaria. Questa è un'azienda profittevole che ha 3.000 persone, l'età media dei ragazzi o delle persone che lavorano in questa azienda è 27 anni e mezzo. Eccoli qua, questo è uno dei loro lanci che ha avuto successo nelle ultime settimane. E qualcuno dice che questi ragazzi sono riusciti a fare quello che fanno e sono in grado di progettare questo perché non sanno che è impossibile farlo.
non si pongono la questione se si possa fare o non si possa fare, lo fanno e basta. E questo è un po' quello che fanno le B Corp, non si pongono la questione se l'economia mainstream vada o non vada in questa direzione, lo fanno perché credono che sia giusto farlo. E quindi tutti gli imprenditori che sono qui questa sera ragionano in questi termini, fanno quello che credono che sia giusto fare, indipendentemente da quello che fa il mondo al di fuori. E quindi è un'evoluzione che va da una situazione in cui abbiamo aziende che diciamo producono un beneficio per gli azionisti, ma non necessariamente producono un beneficio per la società, potremmo definire primitive, spero che nessuno si offenda qua. Ci sono anche aziende che sono locuste, che distruggono valore per gli azionisti, distruggono valore per la società. E poi c'è tutto il mondo che non distribuisce dividendi, potremmo definire i buoni samaritani, e quindi questo è un po' lo scenario. Le B Corp si posizionano qua, sono aziende che si impegnano a creare un beneficio tanto per gli azionisti quanto per la società. E quindi veramente vediamolo in termini di evoluzione. E sono aziende che usano strumenti che ormai sono stati adottati nel mondo, B-Impact Assessment, da più di 50.000 aziende, 120 istituzioni, soprattutto il mondo finanziario, ma anche in altri ambiti, che servono per misurare ciò che conta. Servono per mettere nell'equazione quei due elementi, le persone e il pianeta, che fino ad oggi nell'equazione non necessariamente sono state. Quindi le B Corp cosa fanno? Cercano di capire se creano valore per la società, quindi si misurano su una scala da 0 a 200 punti. Sotto gli 80 punti, qui potremmo dire che le aziende creano meno valore per la società di quanto ne prendano. 80 punti possiamo stabilire una soglia di total break even, le aziende creano tanto valore quanto ne prendono dalla società e sopra gli 80 punti sono veramente rigeneratrici. E noi crediamo che in futuro tutte le aziende dovranno appartenere a questo ambito. È un processo proprio di trasformazione che riguarderà man mano tutti. Se pensate che questo sia impossibile, pensate anche che il modello di business più diffuso al mondo qualche decennio fa era questo. Compravo delle persone, le facevo lavorare come schiavi, mi mettevo in tasca i proventi del loro lavoro e questo era considerato assolutamente normale. Oggi questo lo riteniamo, diciamo, inaccettabile, anche se ancora accade. E forse in futuro anche il fatto che un'azienda possa produrre dei profitti creando un danno, creando un impatto negativo sulle persone e sul pianeta verrà considerato inaccettabile. Queste sono le B Corp oggi in Italia, verranno ripresentate dopo e vi dico in due parole quello che è successo a noi come Nativa. Quindi accennava prima Paolo, nel 2012 ci siamo presentati con uno statuto redatto secondo, diciamo, le linee di guida delle benefit corporation americane. Camera di Commercio di Milano l'ha respinto, lo respinse 4 volte, la quinta volta, diciamo, per sfinimento lo accettarono, però diciamo eravamo in un'area così di confine, di non regolarità. E quindi questo ci ha portato a così attivarci e promuovere un'iniziativa che poi ha coinvolto molte altre persone e arrivare aprile 2015 ad avere il primo disegno di legge di cui ci parlerà tra poco il senatore Del Barba. E questa è la legislazione, questo è il sistema operativo che rende possibile per un'azienda fare quello che un'azienda dovrebbe fare nel XXI secolo. Lo lascio a voi leggere, lo trovate ormai online, lo scaricate, trovate scritto in molti luoghi. E quindi l'Italia è diventata il primo paese o primo stato sovrano al mondo ad introdurre questa nuova modalità, questo nuovo modello. E quindi siamo tornati alla Camera di Commercio di Milano nel febbraio di quest'anno e siamo riusciti finalmente a farci approvare uno statuto che era stato redatto secondo il nostro disegno originario senza avere troppi inconvenienti. Questo è l'andamento di crescita. Vedete, in Italia siamo partiti da poco, però stiamo crescendo più rapidamente di quanto sia accaduto negli Stati Uniti in termini di società benefit. E queste sono le B Corp certificate, quindi quelle che superano la famosa soglia degli 80 punti che hanno già trasformato la loro forma giuridica. Quindi questi due aspetti sono tra loro assolutamente complementari.
In chiusura posso dire, ci sono città intere, la città di New York, il sindaco di New York in partnership con B-Lab ha avviato questo progetto che ha coinvolto 550 aziende per misurare tutti i loro impatti, e questo è quello che il sindaco Beppe Sala ha scritto nel suo programma elettorale prima di essere eletto. Milano può diventare, come ha ricordato l'assessore Tajani poco fa, la capitale dell'imprenditorialità a finalità sociale, anche promuovendo forme innovative come le Benefit Corporation. In chiusura, questo è un caro amico imprenditore scienziato, una delle menti più brillanti che l'Italia abbia attualmente nel mondo, lavora in California, Riccardo Sabatini, e parlando, lui lavora sui genomi umani, lavora con Craig Venter, che è la persona che per primo ha decodificato un genoma umano, e parlando di B Corp ha coniato questa frase che per noi è diventata una specie di motto: l'idea è così ovvia che il contrario suona sospetto. Proviamo a pensarci, com'è possibile che un'azienda possa essere profitable se non sta creando un valore per la società? Questa è una domanda che dovrebbe veramente guidare tutte le nostre scelte. Quindi noi abbiamo un sogno, e voglio dire noi tutti insieme abbiamo un sogno, e vi ringrazio per essere qui a condividerlo e a festeggiare questa sera questo sogno. Grazie. Noi abbiamo un sogno, che un giorno tutte le aziende competano non solo per essere le migliori al mondo, ma per essere le migliori per il mondo. Altri condividono questo sogno e hanno iniziato a trasformarlo in una community. Queste aziende firmano la dichiarazione di interdipendenza e invitano altre ad unirsi. Oggi più di 1700 aziende in 50 paesi hanno trasformato questa community in un movimento globale per ridefinire il successo nel business. Le B Corporation usano la forza del business per risolvere problemi sociali e ambientali. Un'azienda di abbigliamento per l'outdoor che diventa attivista a difesa dell'ambiente. Un'azienda di gelati che mantiene la propria missione all'interno di una multinazionale. Un'azienda che da oltre 100 anni lavora al fianco dei propri clienti e fornitori per crescere e migliorare insieme. La prima B Corp italiana che ha la missione di rendere le aziende a prova di futuro. Un'azienda che pianta alberi nel sud del mondo, migliorando l'ambiente e la vita dei contadini coinvolti. Un'azienda che offre soluzioni per un futuro durevole del settore spaziale e per il benessere di tutto il pianeta. B Corp è una certificazione che aiuta i consumatori ad identificare questi changemaker e gli investitori a guadagnare mentre fanno la differenza. La community promuove l'introduzione del modello di Benefit Corporation come legge, di paese in paese. L'Italia è il primo paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, in cui è possibile diventare società benefit, un nuovo tipo di impresa che persegue sia il profitto che un beneficio per la società. Siamo un movimento globale di persone che usa il business come forza positiva. Unisciti a noi. Be the change. Parte. Grazie Paolo, grazie Eric. Io sono veramente orgogliosa di far parte anche di questa comunità italiana, oltre al appunto quella europea e poi quella globale, ma è veramente incredibile vedere le cose che succedono qua e essere fuori dagli Stati Uniti, appunto il primo paese dove la società benefit diventa legge, è un qualcosa veramente straordinario, credo. Proprio parlando di questo movimento globale, abbiamo qui oggi con noi uno dei fondatori che è arrivato da Filadelfia e ci darà un po' più di insight su come è nato questo movimento e appunto come vede il futuro. Invito qui Bart Ulalan. Prego.
Good evening. Good evening. First, Paolo and Eric, I don't speak Italian, but I was so inspired by that. That was marvelous. Thank you very much, honestly, a spectacular presentation. And thank you for having me. And secondly, to all of you, I do need to apologize that I don't speak Italian. And on top of that, even more embarrassingly, I am indeed an American. And so I am sorry for that. It is true. And considering our election the last couple of weeks, I owe you a special apology as being an American right now. But it does create an opportunity, doesn't it? It creates an opportunity for this room. It creates an opportunity for leadership. Because truthfully, the world needs business leaders at this juncture. It needs business leaders to step up and carry this mantle of creating a more inclusive economy. And that's what I'm here to talk to you about today. Just why we need you so desperately at this point in time. And it is particularly meaningful for me to be here in Italy to talk about it with you all, because Italy is the design capital of the world, without question. And what we're here to talk about is redesigning the corporation. Fundamentally, we need to change the design of business. That's what we're all trying to do together. We're trying to redefine what it means to be a good business. Now first, I need to see a show of hands. How many of you consider yourself a business person, in business? Excellent, thank you. I am one of you. Though I run a nonprofit right now, that is not my background. I'm an entrepreneur. For about 11 years or so, I ran an athletic footwear company. It was a company called And One. It made basketball, footwear, and apparel. We actually did quite well in Italy. We had a big market here in Italy. We were number two behind Nike for several years, selling basketball shoes and basketball apparel. We scaled this company up to about $300 million in revenues and sold it in 2005. And the reason for the background is during my time at And One, I realized a few really important learnings. First, I agree with you that business is the most powerful man-made force in society. We also learned firsthand that it can indeed be a force for good. But sadly, the truth is, it is not designed that way. There are legal impediments and, frankly, cultural expectations that get in the way of the entrepreneur who wants to scale profits and purpose. And we felt that firsthand at And One, at my business. It was really easy to be sustainable when there were eight of us. It got a bit harder when we scaled to 300 people. We took in outside money from a private equity investor, and I can tell you, when you're not playing with your own money, it gets acutely difficult. And then at the moment of liquidity, the moment that we were ready to sell the company, we had no other option but to sell to the gentleman who was offering the highest price. Now, importantly, this is not a sad story. He paid us fair value. We knew what we were doing, but really importantly, within about 6 months of the sale, whatever was left of our commitment to our employees, the workers, and the environment, it was stripped out by the new owner. He fired all of our employees, he moved the business out of our local community, and he removed all of our environmental efforts in 6 months' time. And at the back end of that experience, it felt like there had to be a better way. There had to be a way that a company could scale, raise capital, bring in outside money, and even sell the company and know that the mission, the purpose of the business that was so important when you started the company could be maintained over time. That's what brought me to this work, the idea that there had to be a better way. And as a result, at the back end of an 11-year run running And One, we began B-Lab, myself,
one of my best friends from college, who was one of the co-founders of AN1, and our first investor at AN1, who also was a college friend. The three of us came together to form a nonprofit with a really simple mission. We really believe, quite honestly, in government and the nonprofit sector. They are incredibly important, but they are insufficient to deal with the enormous challenges we all have. The belief of B-Lab is that we have to get business more engaged in being part of the solution. And so the vision of B-Lab, really simply, is to redefine the role of business in society so that the way that we all think of success in business is no longer defined exclusively by how much money you make or how fast your revenues are growing. It'll include employee engagement and community involvement. It'll include your environmental footprint. That we all have to use different metrics when we think about successful business. That's the vision of B-Lab. So that we all think of business competing not just to be best in the world, but best for the world. Now, our approach is really simple. We find leaders, best-in-class companies in every industry, in every geography, of every size, and we give them an identity. We give them a name. We call them certified B Corporations. These companies come, as you've heard, from now 55 different countries. They're from now, I think, over 150 different industries. They include multi-billion dollar companies down to sole proprietors and everything in between. They include beautiful, sustainable businesses, as well as for-profit social businesses. And again, everything in between. The commonality of all of them, they're all using business as a force for good. And that leadership is so important because we want them to inspire legions of other companies to follow. And we view that as our job at B-Lab Europe, at B-Lab with Nativa. How do we create an inclusive space to include all companies on this journey to build a movement of people using business as a force for good? The first way that that community leads is by inspiring people to use our impact assessment. The tool that Eric discussed, our B impact assessment, well, it's free. It's completely confidential and anybody can use it. It includes tools to improve your performance, best practice guidelines, case studies, all for free. There are now, as Eric mentioned, over 50,000 companies that are using that tool to measure and manage their impact with the same rigor that they measure their financials. That Measure What Matters program is really leveraging partners across the globe. We work with investors, supply chain decision makers, cities, business associations, who all ask their companies to use this tool for free to begin this journey. This journey towards a shared and durable prosperity. Examples of people that we work with, well, investors include UBS and Prudential. Supply chain includes Bank Colombia and Unilever. Cities include Rio and New York City. Business associations include the B Team and Conscious Capitalism and Social Venture Network. They all are asking their companies to use this tool to begin this journey. The second way we try to help scale this movement and ask B Corps to lead is by creating a new legally recognized corporate form. We heard a little bit about the Benefit Corporation from Eric. And the idea is we're trying to create an easy way for all companies to align their mission with their governance so that purpose can be maintained indefinitely. That's the idea behind the Benefit Corps. It aligns mission with your governance. That legislation has now passed, as you heard, in the United States in 32 different states. What's really important to note about that passage is on 24 occasions, it passed unanimously without a single vote in opposition.
Now, I think you all know how terribly broken American politics are right now. And to have 24 different occasions to have complete unanimity, where both the far left and the far right voted for this legislation, it turns out, then everybody can get behind the idea of business as a force for good. Obviously, that legislation has now passed in one other country on the globe, Italy. It's a huge step for this movement, because based on your leadership, Taiwan, Australia, Canada, Colombia, Chile, Argentina, Brazil have all introduced this legislation following your lead. And I'll update your numbers, Eric. There are now close to 5,000 companies globally that are aligning their mission with their governance using these tools. It's growing much more rapidly than the certification intentionally. It is the leadership of this community of certified B Corps that is inspiring companies to change their governance so that they can hold on to purpose. And let's pause and talk a little bit about Italy itself, because this is the fastest growing B Corps community on the planet. I want to pause on that. This is the fastest growing B Corps community on the planet. It is the only other country that has passed benefit corps legislation, and there are now close to 150 registered benefit corporations in Italy. And the truth is, it's not surprising. It's not surprising because place-based businesses, businesses that care about their community, that care about their workers, businesses that are aware of their environment, that are family-run, that's the core of the Italian economy. It is the DNA of Italian businesses, it always has been. It is no surprise to me whatsoever that this is the fastest growing community on the globe. And so I want to conclude with an invitation. An invitation, because the certification, it is incredibly important, but it's a means to an end. The new corporate form, incredibly important, but it is a means to an end. The end is to create a shared and durable prosperity that's been facilitated by an enormous movement of businesses that are using the power of capitalism to create change. That is the change we all seek. And if we can do that together, we'll reduce inequality, we'll reduce poverty, we'll rebuild communities, we'll create great places to work, and we'll restore the environment. That's what we're all working to do together. I'm incredibly proud of the certification. I'm incredibly proud of the new corporate form, and we shouldn't lose focus on the end goal. The end goal is a sustainable future. I hope you'll join us. Thank you. Thank you, Bart. Avete già sentito parlare molto di lui oggi e sono molto felice di invitare sul palco il senatore Mauro Del Barba. Grazie, felice tu, pensa a me. Non è che capiti tutti i giorni per un politico di ricevere applausi, anzi poi dopo vi dimostrerò che non è affatto così in genere. È veramente bello essere qui, è un anno che tra l'altro vivo questo piacere girando l'Italia per parlare delle società benefit. Ne ho parlato a tutte le latitudini, non credo che oggi a voi debba spiegare esattamente i contenuti della legge, vero? Perché un po' Eric ve l'ha mostrato, però una cosa ve la voglio dire. Eric diceva di riscrivere il sistema operativo, no? Abbiamo cercato di riscrivere il sistema operativo dell'impresa. Ora ascoltavo, bisogna fare un redesign dell'impresa. Allora, agli albori di quest'anno, di questa avventura, noi dicevamo modificare geneticamente l'impresa, perché abbiamo immaginato l'impresa come un corpo vivo
è il suo statuto, un po' come il suo DNA, e quindi andare a poter consentire per statuto, per legge, di non avere il solo scopo di fare profitto, ma di liberarne altri, ci è parsa un pochino l'idea di proprio attribuire geneticamente, internamente all'impresa, senza che nessuno dall'esterno poi debba intervenire, una forza in più, una capacità in più. Oh, guardate che tantissimi di voi non hanno fatto un plissé, hanno guardato la legge ed è stato un po' come andare da un sarto, no? Dico, ma io finalmente ho un vestito su misura. Si sono indossati le società benefit dicendo, ah, finalmente, io ho sempre fatto queste cose in più, oggi ho un abito che mi fa stare in mezzo agli altri esattamente come sono, esattamente come mi sentivo. Le società benefit in Italia, grazie agli imprenditori italiani, allora oggi possiamo dire una quarta cosa, sono un vestito su misura sartoriale, della grande moda italiana che si distingue nel mondo. Però non ci vogliamo crogiolare su questo risultato raggiunto, perché ad esempio personalmente qualcuno mi diceva, ma perché ti sei cimentato in questa idea delle società benefit? Lo confesso, un po' perché ero come uno di quei ragazzi di SpaceX, non sapevo che non si poteva fare, non sapevo che non si poteva fare una legge in Italia sulle società benefit. Oggi l'ho imparato, però nel frattempo abbiamo fatto l'errore di farla, quindi molto bene. Ma poi, lasciatemelo dire, è la prima volta che mi trovo su un palcoscenico dopo aver fatto la legge sulle società benefit col professor Zamagni. Lo voglio dire perché... Se c'era un'ispirazione di fondo che mi portavo da prima di essere parlamentare, era proprio quella che avevo raccolto dai suoi numerosi studi e scritti, e quindi mi fa molto piacere. Poi da politico un pochino disobbediente e indipendente non gli ho chiesto né il permesso né cosa ne pensava. Abbiamo pensato che si dovesse correre dritti alla meta, e oggi sono curioso allora di sentire dalla sua viva voce qual è la sua opinione. Anche perché... guardate, c'è stato all'inizio questo misunderstanding. Qualcuno, vedendo questi vestiti sartoriali indossati dagli imprenditori, si è anche un po' risentito. Ma come? Ma come? Loro sono quelli che devono stare in laboratorio, pensare al profitto, non disturbino, perché dobbiamo trovare noi il modo di porre rimedio a questo problema che si sta creando sul pianeta. L'idea di fondo qual è? Noi abbiamo bisogno della forza degli imprenditori, l'avete detto, il business è una grande forza, noi l'abbiamo liberata in senso positivo, speriamo. Abbiamo risolto tutti i problemi? No che non abbiamo risolto tutti i problemi, ma io credo davvero che aver liberato le energie positive dell'impresa sia altamente meritorio. E poi insieme abbiamo da risolvere altri problemi, non solo quelli climatici, perché abbiamo quelli sociali che più angustiano noi politici. Una volta ce la cavavamo cercando di dirimere i conflitti capitale-lavoro, oggi non ci va neanche più bene perché il lavoro sta andando ai margini, e quindi questa alleanza dovrà portarci anche nuovi strumenti sul tavolo. Però voglio invitare qui Marco Morganti di Banca Prossima. Ciao Marco. Ciao. Lo sai che tu sei un mio compagno di pomodori? Ah sì. Sai perché di pomodori? Perché di questo periodo i politici, quando girano, è facile che si prendano i pomodori. Allora, più che una guardia del corpo, io cerco sempre di avere con me un banchiere, perché almeno ho il 50% di probabilità che i pomodori li lancino, li lancino a lui. Guarda, siamo davvero la categoria più bersagliata. No, c'è anche di peggio, però siccome non sono presenti sul palco non li citiamo. No, certo, però... sai perché? Quando noi non facciamo bene il nostro lavoro veniamo giustamente presi di mira, perché ci si aspetta molto dalla politica e ci si aspetta molto dal sistema finanziario che attivi le buone pratiche. Allora, forse oggi riusciamo a far tenere i pomodori nella borsa e a dimostrare che anche in Italia qualche cosa sta cambiando, no? Quindi la buona notizia è che la vostra banca si è accorta che ci sono le società benefit, ma forse qualche cosa di più. Allora,
Ringrazio molto e aspetto i pomodori, perché nella scelta tra quello che ha fatto B Corp e uno che si è riconosciuto B Corp dopo 9 anni, sapete già da che parte mirare, no? Allora, no, invece in questo caso i pomodori non penso di meritarli neanche io, perché questa banca in sostanza ha fatto una cosa che ha molto a che fare con tutti i contenuti di cui si è parlato. Cos'è questa cosa? Semplicemente ha fatto il suo dovere di cittadino. Per me una banca non è altro che un cittadino, come un'impresa, ci è stato spiegato, è un cittadino. Il cittadino banca deve far circolare il bene del quale è dotato, il denaro, il più possibile, in modo tale che realizzi, meglio che si può, il massimo numero di progetti di vita delle persone. Questa è la finalità per la quale le banche sono nate. Ma per poterlo fare devono regolarsi con la sostenibilità. Cioè il loro denaro non può essere dato semplicemente dove ce n'è bisogno, ma dove ce n'è bisogno, dove c'è la possibilità che torni indietro. Questa è una regola alla quale non si può venire meno. Chiunque dicesse il contrario starebbe dicendo una cosa impraticabile. Allora voglio spiegarlo con un esempio, perché forse vi chiedete perché una banca diventa B Corp, cosa ha messo sul piatto per essere valutata B Corp. Ve lo spiego subito: ha messo sul piatto il suo modo di esercitare questa cittadinanza responsabile, la cittadinanza del prestare denaro, farlo circolare, consentire che realizzi il progetto delle persone. Allora posso fare un esempio, Mauro? Se prendete uno studente universitario che prova a farsi fare un prestito trova molte difficoltà, perché non è percettore di un reddito, eppure ha un progetto da realizzare, e se il denaro non arriva quel ragazzo dovrà fare il parcheggiatore abusivo oppure il lavapiatti in un locale, studierà peggio, realizzerà peggio il suo progetto di vita. Se vuole avere un prestito da una banca, un buon modo è farsi accompagnare dai genitori, che diventano suoi garanti. Questo succede quando hanno capacità economica, perché se sono poveri anche loro non c'è niente da fare. Scelgo questo esempio, l'esempio del garante, per spiegare che cos'è Banca Prossima. Banca Prossima ha fatto i conti con questo tema, con il tema del denaro che dovrebbe raggiungere dei progetti che meritano di essere realizzati, ma che non riesce a farlo perché quei progetti non hanno un rating adeguato. Questa parola la conoscete tutti, non può essere abolita da nessuno, non è altro che un criterio di valutazione che porta fino all'ultimo dei soggetti che possono ricevere credito e che non ti consente, non ti può consentire di andare oltre. Questo è il punto dal quale siamo partiti. La domanda era: il mondo finisce qua? O qui finiscono gli strumenti con i quali io lo misuro? È sicuramente la seconda. E c'è bisogno di andare oltre questo limite? Sicuramente sì. E come si fa ad andarci? Avremo bisogno di un garante. E chi può essere il nostro garante? La risposta, che è una risposta di grande responsabilità, è noi stessi. E vi spiego come. Semplicissimo. La banca sta sul mercato, realizza i suoi prodotti e i suoi servizi e li vende, cioè realizza profitto. Ha il DNA delle imprese, non ha un DNA di beneficenza. Ha il DNA delle imprese, produce per guadagnare, ma i profitti che realizza li divide in due parti. Ogni anno, se noi facciamo un profitto pari a 10, questo 10 deve generare almeno un 5 che ha una finalità sociale. L'altro 5 può essere dato ai nostri azionisti. I nostri azionisti si chiamano Intesa San Paolo e altre fondazioni. Bene, assolto il nostro dovere verso l'azionista, vediamo cosa facciamo di quei 5 denari che abbiamo messo per uso sociale. Li regaliamo? No. Facciamo sconti? No. Facciamo una promozione eccezionale? Nemmeno. Tutto questo è temporaneo e dura lo spazio di un minuto. Volevamo una cosa durevole e volevamo superare questo limite. È molto facile. Usiamo quel valore accumulandolo in un fondo che non tornerà mai nella disponibilità dell'azionista, e questo fondo consente di fare garanzia sui primi prestiti che non potremmo fare. Ecco che è diventato possibile questo. Questo è il valore sociale di Banca Prossima. Quando abbiamo scritto lo statuto di Banca Prossima, 9 anni fa, non sapevamo affatto dell'esistenza di un movimento come questo, che stava rodandosi e nascendo. Oggi ci ritroviamo nel modello delle B Corp e quindi mettiamo a valore, e lo facciamo, ve lo dico, per inquinare il nostro mondo. Mettiamo a valore questa differenza che sta nascendo, differenza positiva, che è la cittadinanza attiva delle imprese.
Bene, quindi anche tu hai indossato un abito sartoriale. Mi sembra molto importante perché l'Italia è ancora un sistema molto bancocentrico e quindi se non c'è questo motore che gira anche tutti i nostri buoni propositi si arenano più in fretta. Io però vorrei approfittare della presenza di Bart e vostra per lasciare un ultimo spunto sul tavolo, perché girando il paese in questo anno che abbiamo definito un po' pionieristico, no? Sapete che la legge è stata scritta con grandi margini di libertà, con un preciso motivo: lasciare che ci fossero tante diverse interpretazioni possibili. Quindi il beneficio comune dovrebbe essere precisato bene in quali settori. No, abbiamo veramente voluto liberare non solo la fantasia, le energie. Nello stesso tempo c'è un tema, le società benefit, non lo spiego a voi, sono strettamente imparentate, quasi sovrapponibili con le B Corp, ma soprattutto in Italia non sono ancora esattamente la stessa cosa. Se è vero che le B Corp diventano tutte società benefit, abbiamo in Italia una scommessa aperta. Tutte le società benefit diventano B Corp? Punto di domanda, question mark. Ma perché non abbiamo voluto chiuderla nella legge? Ma perché troviamo estremamente affascinante che l'esperienza internazionale rappresentata da Bilab si incontri con la grande tradizione italiana della responsabilità sociale d'impresa e non solo. Cioè ci piace pensare che per uno, due, tre anni, forse non di più, sulla valutazione d'impatto, sui criteri con cui misurare se uno distrugge o crea valore, ci possa essere un grande dialogo tra Bilab e tutto il mondo italiano e con il contributo delle imprese, Insomma, noi non vogliamo essere spettatori passivi, abbiamo voluto essere i primi per essere insieme a voi, insieme a Bilab, testimoni nel mondo. Quindi portiamo il nostro pezzo di esperienza, non siamo stati chiusi nel nostro paese, abbiamo capito che dobbiamo guardare a quello che succede nel mondo, ma riteniamo di avere anche noi molto da dire, è un orgoglio aggiuntivo. Quindi se tu sei d'accordo con questo orgoglio tutto italiano, li salutiamo, gli dai appuntamento in banca, chi deve fare? Totalmente, chiedetevi, sarà dato. Bene, ciao a tutti e complimenti alle B Corp italiane. Grazie mille. Molto bello vedere come questo B, no? Non è soltanto una prova, una certificazione, ma in realtà questo B, portare questo B, dice anche qualcosa di noi, dice che tipo di persone siamo, in cosa crediamo, quali sono i nostri valori tutti insieme. Ora, il prossimo relatore, io ho cercato di capire di cosa parlerà, non sono riuscita, io l'ho chiesto un po' di volte, comunque è un gran sostenitore del movimento, un professore economista molto bravo, chiamo Stefano Zamagni. Buonasera a tutti. Molto è stato detto, anch'io ho imparato come tutti voi, e quindi reagirò a caldo alle sollecitazioni intellettuali e alle prassi che abbiamo ascoltato da chi mi ha preceduto. E lo faccio prendendo allora lo spunto da questa considerazione. Se noi guardiamo il modo in cui è stato concettualizzato il ruolo specifico dell'impresa in un'economia di mercato, è possibile individuare tre tradizioni di pensiero. La prima, nata soprattutto, ma non solo, ma soprattutto in ambiente anglosassone, è basata su una dicotomia che Paolo, nella sua presentazione di qualche minuto fa, ha ben efficacemente rappresentato con la metafora delle due torri. La dicotomia è quella tra il momento della produzione della ricchezza e il momento della sua distribuzione o fruizione.
Questa dicotomia ha fatto nascere in terra anglosassone, soprattutto in America, la distinzione a tutti nota tra profit e non profit. Il mondo for profit è deputato a produrre ricchezza, il mondo non profit riceve parte delle risorse generate dal mondo for profit per metterle a disposizione di obiettivi di varia natura. Ora, questa distinzione ha radici nella matrice culturale americana. Chi conosce la cultura americana sa che il restitution principle, cioè il principio di restituzione, è alla base del comportamento di ogni imprenditore. Voi potete parlare con qualsiasi imprenditore americano, lui vi dice: io mi devo sentire moralmente, non legalmente, ma moralmente impegnato a restituire parte dei profitti che ho ottenuto grazie al contributo della mia comunità alla comunità stessa. Questa, fra l'altro, è la ragione per cui le fondazioni americane sono tutte corporate foundations, cioè fondazioni di impresa, e fateci caso, hanno tutti il nome e cognome del fondatore. Cosa che in Europa non era mai stata, solo negli ultimi anni che abbiamo anche in Italia fondazioni che portano nella propria titolazione il nome del fondatore. Non è casuale, perché quel principio dicotomico ha regolato fino a... Ovviamente ci sono state eccezioni nella storia americana. La più importante è quella degli anni 20 del secolo scorso, il famoso caso Ford Dodge. I fratelli Dodge erano azionisti di minoranza, avevano circa il 18% del capitale sociale della Ford. Ford, Henry Ford, che era un imprenditore molto illuminato, aveva deciso di, allora non si poteva parlare di B Corps, ma di fare qualcosa in quella direzione. Cosa successe? Che i fratelli Dodge, azionisti di minoranza, fecero causa a Ford dicendo: tu, comportandoti in questa maniera, ci hai sottratto una quota di profitti. Andarono per le vie legali e la Suprema Corte di Giustizia americana diede ragione ai fratelli Dodge e Ford fu costretto a pagare coi propri soldi quella differenziale di dividendo che era stato sottratto ai fratelli Dodge per aver iniziato iniziative soprattutto nell'ambito del welfare, oggi lo chiameremo welfare aziendale. Quindi queste, ci sono altre eccezioni, ma questa è la più clamorosa. Ovviamente col tempo le cose sono modificate e un'ulteriore sentenza del dopoguerra ultimo, sempre dalla Suprema Corte americana, ha totalmente smentito la sentenza precedente. Però è significativo questo, che si era sempre temuto nella cultura americana che mischiare profit e non profit, cioè provocare una forma di ibridazione come oggi sono le B Corps, sarebbe stato molto pericoloso per la stabilità del sistema e soprattutto per la sua sostenibilità intertemporale. Questo è bene che lo si sappia. Ecco perché la nascita delle B Corps in America circa 10 anni fa è un fenomeno emergente, come dicono i sociologi, cioè un fenomeno completamente nuovo. E avrà un impatto notevole anche a livello teoretico, perché i libri che si studiavano di economia dicevano l'unico scopo dell'impresa è massimizzare il profitto ad ogni costo. E prima, parlando col nostro ospite americano, gli ricordavo la famosa frase di Milton Friedman, fondatore della scuola di Chicago in America, che appunto ancora nel 1970, nella famosa intervista al New York Times, dice: l'unica responsabilità sociale dell'impresa è massimizzare il profitto, perché se l'impresa si dedica a finalità che oggi noi chiamiamo di natura sociale, si snatura e snaturandosi provoca la distruzione dell'intera società. Pensate, 1970, è stata fatta, sono stati fatti tanti passi avanti in questa direzione. Ecco perché la nascita delle B Corps è un fenomeno veramente nuovo, che costringerà a rivedere certe categorie di pensiero. Quindi l'importanza, io sono un accademico, quindi è ovvio che colgo questo elemento non per negare i risultati operativi che già si sono visti e si stanno vedendo, ma perché quello che sta avvenendo avrà un impatto notevole sui modelli culturali sui quali si formeranno le nuove generazioni di studenti.
La seconda tradizione di pensiero è quella invece dell'Europa continentale, esclusa l'Italia, ed è al suo centro in Francia, in parte in Germania. Lì la tradizione è basata sulla centralità dello Stato e sul ruolo ancillare dell'impresa. Chi conosce la tradizione francese dalla Rivoluzione francese in poi sa benissimo ciò di cui sto parlando. Ed è questa la ragione perché in terra di Francia è nata l'espressione terzo settore. Voi sapete che l'espressione terzo settore è stata coniata da Jacques Delors in un saggio del 1981, prima non esisteva, troisième secteur. E perché lo chiama terzo settore Jacques Delors, che poi diventerà presidente della Commissione europea? Esattamente per questa ragione, perché primo settore è lo Stato, il secondo settore è quello del business for profit, e il terzo settore raggruppa tutte quelle espressioni libere della società civile, dal volontariato, eccetera, però è terzo. La parola terza è brutta, è offensiva. Chi mi conosce sa che io da anni che mi batto per la cancellazione di questa brutta espressione, perché è quasi offensivo dire a chi si occupa di queste, che vanno dalle cooperative sociali, le imprese sociali, eccetera, siete terzi, perché essere terzi, ma soprattutto perché il terzo settore è in questa tradizione di pensiero stato concettualizzato come direi braccio operativo del primo settore, cioè dello Stato. Lo Stato, l'ente pubblico, il comune non ce la fa più a gestire l'asilo nido, bene, via convenzione attribuisce a un qualche soggetto il compito di, però la decisione è del comune, cioè dello Stato, Stato nel senso di ente pubblico, che decide e che poi affida la gestione per ragioni di convenienza di un tipo o dell'altro, eccetera. Infine c'è la terza tradizione di pensiero, che è quella tipicamente italiana. Ora, se noi italiani fossimo, non fossimo quello che siamo, e il riferimento è al famoso saggio di Giacomo Leopardi della fine del Settecento, quello che ha per titolo sugli usi e i costumi degli italiani, provate a leggerlo, aveva capito tutto Giacomo Leopardi, grande poeta ma grande intellettuale, quando ha scritto gli italiani sono un popolo straordinario, ma hanno un tallone d'Achille, un vizio, e qual è? Quello di recidere le basi o le radici da cui sono nati. Questa è la nostra, il nostro cancro, che noi non sappiamo valorizzare le nostre tradizioni di pensiero. E la prima cosa che noi dobbiamo fare è di autodenunciarci, autoflagellarci, eccetera. A che cosa faccio riferimento? Al fatto che nella tradizione di pensiero italiana la distinzione non è stata quella tra profit e non profit, primo, secondo, terzo settore, ma quello tra impresa civile e impresa acivile, cioè non civile. L'impresa civile è quella che include, è quella che genera ricchezza aumentando gli spazi di inclusione e che quindi affronta i problemi di varia natura usando lo strumento imprenditoriale come strumento fondamentale. L'impresa non civile è quella che pensa soltanto al proprio bilancio e ai propri confini e così via. Ora, questa distinzione è nata non adesso, ma è nata 600 anni fa, in quella stagione veramente notevole che ancora oggi noi chiamiamo l'umanesimo civile. L'umanesimo civile è un fatto del 1400. L'Italia non esisteva, l'umanesimo civile ha come sua culla la Toscana, Firenze è la culla dell'umanesimo civile. L'umanesimo civile è stato un secolo di transizione dalla società medievale alla società moderna. E se voi vi chiedete chi ha realizzato l'umanesimo, sono stati gli imprenditori, che allora non si chiamavano imprenditori, si chiamavano mercanti, artigiani, con varie denominazioni, ma la sostanza era questa. Questo è un punto che noi tendiamo a dimenticare. Chi ha fatto evolvere la società occidentale, parliamo della società occidentale, sono stati gli imprenditori, che però erano civili, cioè imprenditori che non si preoccupavano solo di fare profitto, e lo facevano bene perché erano bravi, ma che avevano a mente l'idea che il processo di trasformazione, capite il Medioevo che stava terminando, tutti i problemi che aveva lasciato, occorreva uno sguardo, ed è questa la ragione per cui coniano l'espressione di società civile,
Civile è aggettivo il cui sostantivo è il latino civitas. E voi sapete che nella tradizione latina civitas, Cicerone, questo è Cicerone, è la città delle anime, mentre la urbs, da cui urbe, è la città delle pietre. Ebbene, gli umanisti civili dicono: noi dobbiamo fare una civitas a Firenze, poi a Siena e poi altrove, in giro per l'Europa, eccetera. Cioè una città delle anime. Ma la città delle anime non è formata solo di pietre, è formata, le anime vuol dire una città dove la cultura è vista come strumento di avanzamento e di progresso. Ovviamente successivamente le cose, come la storia ci ha insegnato, sono andate diversamente e quindi abbiamo dimenticato questa distinzione. Questo è il motivo per cui siamo andati a rimorchio, a volte della tradizione anglosassone, altre volte della tradizione, chiamiamola francese, e noi, come al solito, come ho ricordato prima, non abbiamo fatto tesoro del nostro proprio DNA. Ma ecco la cosa interessante. In questi ultimi decenni, questa tradizione di pensiero dell'economia civile, della distinzione di cui ho fatto parola, sta riemergendo. E questa è la cosa che per me, studioso, è veramente sorprendente. Perché noi vediamo che tra le due sponde dell'Atlantico si è già messo in moto un meccanismo di convergenza. Gli americani, che sono pragmatici, sapete Peirce, il grande filosofo Peirce, l'inventore del pragmatismo, che è una corrente di pensiero filosofico, gli americani hanno questo di bello, che essendo pragmatici, quando capiscono che un certo modello non funziona più, lo cambiano, senza storia. Vanno a vedere, e quindi la cosa interessante è che gli americani stanno riscoprendo questo elemento di cui ho fatto, tipico della tradizione italiana. E al tempo stesso noi stiamo imparando, perché convergenza vuol dire che ci si incontra a metà strada, dalla tradizione americana, l'idea secondo cui la parte più importante dei problemi della vita in comune è da attribuire la soluzione di quei problemi alle imprese, che è una idea tipicamente americana. I francesi non l'hanno mai avuto. Ti dicono: è lo Stato che ci deve pensare. È lo Stato che deve, o Stato per dire ente pubblico e così via. Ecco allora perché, avviandomi alla conclusione, questa tradizione, questo evento del B Corps e della legge che io ho salutato con grande favore e con grande soddisfazione ad opera soprattutto del senatore Del Barba che ci ha parlato poc'anzi, è importante, che va al di là degli risultati che immediatamente già si sono notati. Perché vedrete che fra non molti anni saremo pronti per un ulteriore cambiamento. Perché l'idea per cui uno debba considerare l'impresa come distruttrice di valore e di valore sociale non può essere ospitata in un paese che si dice civile e soprattutto che voglia progredire. Ecco allora perché il mio invito è a tutti gli amici che qui sono intervenuti e si occupano, da Eric, Paolo e tanti altri, di andare avanti senza paura. Ma soprattutto tenete però presente che quello che si sta facendo va oltre i risultati pur importanti che già si stanno notando. Dobbiamo continuare per far sì che queste idee entrino anche nel corpus dottrinario. Purtroppo, devo dirlo, l'università italiana non va bene, perché è un'università troppo conservatrice. Conservatrice nel senso non politico, ma nel senso letterale, che conserva troppo. Perché ad esempio, delle B Corps, nei corsi universitari di facoltà, di economia, scienze politiche, sociologia, non se ne parla. Ovviamente c'è qualche rara eccezione ad opera di qualche docente che, sfidando magari l'impopolarità, ne fa parola. Però bisogna che questo sia un'altra lacuna. Quindi De Barba, che è senatore, dico: prova a convincere la ministra Giannini a modificare l'assetto con cui negli studi universitari c'è ancora una censura inaccettabile nei confronti di queste cose. Chiudo dicendo, ricordando un pensiero che a me è sempre piaciuto, spero anche voi, del poeta indiano Tagore, che è il poeta indiano più amato, come sapete, dagli italiani, premio Nobel della letteratura di quasi un secolo fa. Ecco, in uno delle sue poesie dice:
quando tramonta il sole non piangere, perché le lacrime ti impedirebbero di vedere le stelle. Ecco, a me sembra che oggi viviamo esattamente questa situazione. Una di queste stelle, del cui luccichio già si vedono tanti segnali, è proprio quello, il movimento delle B Corps e delle società benefit. Quindi tanti cari auguri e continuate su questa strada. Grazie. Grazie professore, come si sente dall'applauso, tanti spunti, tanta ispirazione e appunto grazie di aiutare ad accelerare questo cambiamento anche con il supporto dello studio e dell'ispirazione dei giovani, perché questo è fondamentale. Ecco, ora stiamo andando verso la celebrazione di tutte queste B Corp italiane. Ne abbiamo già conosciute un po', Nativa Lab, che è la prima, abbiamo conosciuto Marco Morganti di Banca Prossima e adesso vorrei introdurre un altro 4 B Corp italiane che appunto possiamo sentire un po' più in dettaglio come sono. Allora, sarà interessante perché in realtà sono 4 persone che hanno una professione totalmente diversa. Potremo vedere, capire che cosa hanno in comune un ingegnere aerospaziale, un esperto di educazione, un produttore di prodotti alimentari e un produttore di prodotti di bellezza e di salute. Sono molto felice di chiamare sul palco Monica, Ruma, Claudia e Serena. Dove sono? E poi Anna che modererà questo panel. Grazie. Grazie Femke, grazie Monica, Claudia, Ruma e Serena. E grazie a tutti voi per essere qui oggi. Allora, che cosa abbiamo in comune? Tante professionalità diverse, settori diversi, imprese diverse. Di Orbit, Monica la rappresenta oggi, un'azienda che si occupa di componenti spaziali per il deorbitaggio dei satelliti e dai satelliti a fine vita. L'azienda per cui lavori ha una sfida, direi incredibile, che è quella di affrontare il problema dell'accumulo dei rifiuti spaziali e quindi rendere accessibile lo spazio anche nel futuro. L'azienda per cui lavori appunto ha una sfida incredibile, ma io vorrei capire da te Monica, tu che ti trovi, ingegnere aerospaziale, a lavorare con altre 30 persone dello stesso campo del sapere, che cosa significa lavorare in questo tipo di azienda e qual è la tua esperienza quotidiana? Sì, buonasera a tutti intanto. Guarda, per me credo che sia un fatto di coerenza, nel senso che, come dicevi tu, The Orbit è un'azienda che lavora nel mondo spaziale, quindi nel campo spaziale, che da sempre è stato uno di quei campi innovativi per definizione, no? Molto proiettato verso il futuro. Quindi si sono un po' rotte tutte le barriere che via via negli anni c'erano. Quindi prima il limite della Terra, si è arrivati sulla Luna, tra qualche anno si sarà a Marte. Quindi per definizione sempre
proiettato verso il domani e la ricerca del meglio, quindi delle tecnologie sempre più innovative, sempre più performanti. E quindi quando dico che è una questione di coerenza è proprio perché non posso pensare che in un settore così proiettato verso il futuro per i prodotti che fa, poi non lo sia quando deve fare business o quando deve mettere in pratica un modello di azienda cieca sul contesto in cui sta. Quindi così come nel lavoro di progettazione di tutti i giorni si guarda domani, anche quando si fa business non si può essere ciechi nel contesto in cui si vive. Quindi per me è un motivo di coerenza e di sentirmi coinvolta. Voi dite il cambiamento sta arrivando, io penso che il cambiamento arriverà di sicuro, e quindi essere coinvolta e parte nel settore che a me piace è motivo di soddisfazione. Grazie Monica. Stiamo parlando molto di futuro. Con noi sul palco c'è Ruma, imprenditrice, ma prima di tutto educatrice. Ruma è cofondatrice della Little Genius International, una scuola internazionale che pone il pensiero creativo e l'analisi critica come un punto fondamentale nella crescita dei bambini. E tu, Ruma, lavori con i bambini tutti i giorni, quindi il futuro è il tuo pane quotidiano. Ma ecco, il futuro, come lo porti avanti questa idea di futuro e come può questo essere di ispirazione agli altri? Grazie Anna. Allora, per chi lavora nel campo di educazione, queste persone sono molto privilegiate perché sono molto potenti. Noi possiamo influenzare positivamente il futuro, perché noi stiamo cambiando o siamo in grado di cambiare la forma mentis dei bambini che poi diventeranno gli adulti di futuro, e in facendo questo noi siamo potenziare tutto quello che stiamo facendo con il B Corp. Allora, noi facciamo questo semplicemente applicando una metodologia molto studiata in cui noi già dalla materna insegniamo l'etica, nella scuola elementare già stiamo insegnando la biourbanismo, che peraltro è una nuova materia, e nella scuola media noi insegneremo, perché apriremo a breve, la gestione aziendale, tutte queste tre materie non sporadicamente, ma regolarmente, settimanalmente, con considerazioni di tutte le problematiche, soluzioni e innovazioni che si accompagnano. Quindi, per concludere, quello che noi facciamo e quello che fa noi vedere la futura in modo positivo, e noi stiamo creando un archetipo culturale che per noi assicureremo al minimo nostro piccolo popolazione di alunni una visione di leadership, speriamo, per il futuro più sicuro. Grazie. Grazie Ruma. Claudia, Brand Marketing Manager della Fratelli Carli. Fratelli Carli è la prima grande azienda di prodotto a essere diventata B Corp in Europa. Il nonno Carlo dice che in realtà lo siete sempre stati, quindi siete già B Corp da molto prima. Ecco, noi vorremmo sapere come Fratelli Carli riesce a coniugare la tradizione con l'innovazione e con l'essere B Corp. Grazie, intanto buonasera a tutti. Io prima di rispondere alla domanda di Anna volevo dire grazie due volte. Allora, innanzitutto a Marcello e tutti quelli che nel corso della serata hanno già citato la nostra azienda, e quindi sono già state spese direi tantissime parole a nostro favore, sicuramente prima ancora che io arrivassi qua. In secondo luogo vorrei dire grazie a tutti i presenti, devo dire che non pensavo che ci sarebbe stata così tanta gente. E credo che per un'azienda sia sempre bellissimo potersi un po' raccontare in occasioni di questo tipo, quindi grazie davvero a tutti voi che siete qua stasera. Veniamo a noi. Allora, la nostra azienda direi che lavora ormai da più di 100 anni seguendo molto strettamente alcuni valori fondamentali, e banalmente me ne vengono in mente tre.
Allora, innanzitutto il rispetto per le persone, che siano essi dipendenti, fornitori oppure clienti. In secondo luogo, una grandissima passione per quella che è la qualità e poi quella che è l'importanza della cultura del territorio, e sono un po' poi i principi che si ritrovano effettivamente in tutte le B-Corp. Da sportiva quale sono? Faccio una sorta, direi, di paragone appunto con quello che è il mondo dello sport. Dunque, nello sport il talento naturale credo che sia una cosa molto, cioè una cosa molto positiva, è una cosa che aiuta e che ti permette di raggiungere magari in maniera più facile determinati traguardi e determinati risultati. Quello che però credo che possa fare poi la differenza è l'allenamento. Grazie all'allenamento uno nel corso degli anni può comunque migliorarsi e andare a raggiungere quelli che sono forse obiettivi più elevati e più alti. Beh, io penso di poter dire che all'interno della mia azienda ho un po' riscontrato questa situazione. Appunto, noi da oltre un secolo lavoriamo in un determinato modo, ma solo da qualche anno, quindi nel passato un po' più recente, abbiamo iniziato ad analizzarci, ad analizzare i nostri valori, cercare di capire quelli che erano proprio le basi di questi valori all'interno dei reparti, quali erano gli impatti, ovviamente quali avrebbero potuto essere i punti e le possibilità di miglioramento. E devo dire che il mondo delle B-Corp, quindi questo nuovo pianeta, questo nuovo mondo di fare business e soprattutto gli strumenti che la B-Corp ti mette a disposizione ci stanno aiutando, ci hanno già aiutato e credo ci aiuteranno ancora tantissimo nel futuro in quelle che saranno tutte le nostre attività. Grazie Claudia. Ci dicono che dobbiamo scendere di un gradino. Non ci vedono, scusate, avevamo fatto le prove prima ma non c'erano le luci accese. Serena, allora, a differenza delle tre rappresentanti di prima che rappresentano aziende che nel 2016 sono state oggetto di ricertificazione, quindi sono B Corp storiche italiane, l'azienda di Serena, Erbatint, si è unita al mondo B Corp quest'anno e si è riconosciuta in un movimento globale e ha colto anche immediatamente delle opportunità legate alla tematica di cui parlava Marcello prima, l'interdipendenza. Ecco, ci vuoi raccontare questa esperienza? Assolutamente, intanto effettivamente siamo molto felici di far parte delle B Corp da aprile di quest'anno. E devo dire che nonostante chiaramente sposiamo i valori fondamentali che si possono declinare dalla sostenibilità dell'impianto produttivo, del packaging, alla politica operata sulla diversità sociale, c'è un altro aspetto che è emerso successivamente, o meglio la consapevolezza emersa successivamente. C'è stato questo summit a luglio in cui abbiamo incontrato tutte le altre B Corp e effettivamente abbiamo iniziato a sentire veramente il fatto che ci si troviamo in un movimento globale. Ci sono state una serie di eventi, noi siamo una società appunto che produce colorazioni per capelli senza ammoniaca già dagli anni 70 e frequentiamo dei saloni internazionali regolarmente. Ebbene, dopo essere entrati a far parte del movimento B Corp abbiamo sentito che oltre quello di evidentemente aprire nuovi mercati avevamo anche un'altra missione, quello di incontrare queste comunità B Corp che quindi si trovano all'estero, in altri paesi. Abbiamo iniziato il SANA, cioè un mese, due mesi dopo il primo summit, quindi la fiera dei prodotti bio italiana a Bologna, e abbiamo detto ma perché no lasciare uno spazio alle B Corp per parlare, presentare in questo settore di mercato che è molto fertile alle tematiche del B Corp. E così è stato, non ci conoscevamo, in un mese e mezzo abbiamo organizzato con Go Green e con Nativa un evento B Corp per presentare ufficialmente al nostro stand e come abbiamo potuto questo movimento, invitando tutte le B Corp e invitando tutti gli esposi
gli espositori a partecipare, a conoscerlo. Dopodiché avevamo previsto un'altra fiera a Hong Kong, il Cosmoprof di Hong Kong. Siamo andati e anche lì abbiamo incontrato appunto alcune società B Corp di Taiwan o di Hong Kong che stanno sviluppando, che hanno appena pubblicato il libro B Corp in cinese, e anche lì abbiamo avuto modo di confrontarci, di capire quali sono i loro progetti, quali sono i loro obiettivi, e soprattutto riscontrare in tutti questi movimenti un entusiasmo di persone che hanno una passione e che credono veramente che è possibile fare qualcosa, di conciliare appunto il profit e i temi più sociali diversi, più veramente prosperi per il nostro futuro. Quindi e andando ancora più in là, adesso questione di giorni, siamo entrati in contatto con il B-Lab del Cile, Virus, perché per varie ragioni di distribuzione abbiamo detto abbiamo avuto modo, attraverso Di Caios, che è un'altra società B Corp legale, abbiamo avuto un contatto, e praticamente questo ha generato molto rapidamente un'opportunità, ovvero la prima piattaforma di prodotti B Corp, non cosmetica in generale, sarà lanciata, forse non lo dovrei dire perché era confidenziale, ma adesso l'ho detto, lo sappiamo tutti, nel Sud America, e quindi questo ha creato una prospettiva, quindi probabilmente aderiremo e in poco tempo si sono create delle opportunità e delle occasioni di scambio che nessuno veramente poteva sperare. Quindi questo credo che sia un po' il magic di questo movimento globale, che l'abbiamo potuto constatare. Grazie Serena. Abbiamo sentito le storie personali, le opportunità che si possono cogliere, però quello che sta veramente a cuore anche al movimento B Corp è creare veramente un impatto positivo. Quindi come possiamo tutti, nella nostra attività quotidiana all'interno delle nostre aziende, creare davvero un impatto e quindi portare avanti questo impegno in azienda? Io direi che, passato dell'esperienza dentro la nostra azienda, è importante sensibilizzare i dipendenti, farli capire quello che i titolari fanno per essere un B Corp, e farli apprezzare e partecipare con il spirito giusto, perché senza la collaborazione interna è difficile realizzare quanto essere un B Corp isolato in un paese sperduto fa sentire isolato, e poi partecipare in eventi così dove si conoscerà altre realtà che hanno gli stessi valori di te è molto rafforzativo. Quindi io direi lavorare con i dipendenti in modo molto chiaro e positivo. Grazie Ruma. Claudia? Sì, allora all'interno della nostra azienda all'inizio gli ambasciatori, diciamo così, del movimento insieme a me erano Patrizia e Federico, che tra l'altro sono qua in sala stasera, però noi quasi subito ci siamo resi conto che sarebbe stato praticamente impossibile riuscire a fare tutto da soli, e quindi ad andare, cioè non saremmo riusciti solo noi tre a portare poi veramente in tutto il resto dell'azienda quelle che sono appunto le tematiche e determinati obiettivi che ci eravamo prefissati. E all'interno dell'azienda quindi quello che noi abbiamo fatto è stato quello di creare un comitato di sostenibilità, che oggi è composto da 12 persone. Queste 12 persone rappresentano tutte le funzioni aziendali, quindi ogni tanto tra di noi ci incontriamo, facciamo appunto delle piccole riunioni di aggiornamento eccetera, e poi le persone che fanno parte del comitato, diciamo così, hanno un po' anche il compito di andare a riportare poi il verbo veramente, mettere in pratica in tutti i reparti, e quindi con tutti i collaboratori, veramente dal primo all'ultimo. Quindi il lavoro sui dipendenti sicuramente è un aspetto fondamentale. Noi stiamo facendo anche un grandissimo lavoro con i fornitori, fornitori di qualsiasi tipo, fornitori quindi sia di prodotto finito che di componenti piuttosto che di servizio. E questo lavoro è iniziato ormai da qualche anno,
durerà credo ancora a lungo, si tratta di un lavoro proprio di coinvolgimento e di condivisione su quelle che sono le tematiche appunto di sostenibilità e la creazione di determinati documenti condivisi che contengano appunto obiettivi da raggiungere e possibili implementazioni comuni da portare avanti. Quindi si tratta di un lavoro sostanzialmente a 360 gradi che viene fatto sia in azienda che al di fuori dell'azienda, quindi appunto con i fornitori e banalmente anche di coinvolgimento con i clienti, quindi un po' tutte le persone che ruotano intorno. Tutti gli stakeholder. Tutti gli stakeholder. Grazie Claudia. Sì, io condivido molto quello che è stato detto, nel senso sono contenta di aver sentito tanto parlare delle persone, anche tu Claudia lo dicevi prima, per noi è la cosa fondamentale, da sempre, dall'inizio, da quando si era in veramente pochi, in 5, adesso siamo 30, si è sempre cercato di investire tanto nelle persone, migliorando le condizioni di lavoro e cercando di dare responsabilità, bilanciandola con supporto e tutte le agevolazioni possibili, perché alla fine se non si fa questo di un'azienda resta veramente proprio poco, tanto per cominciare. Poi anche noi abbiamo iniziato un percorso relativamente ai fornitori e anche alla scelta di materiali poi che si possono utilizzare per produrre diversi tipi di componenti, quindi scegliere dei materiali che abbiano un certo tipo di impatto sull'ambiente, quindi utilizzare un propellente per fare un esempio che non contenga certi tipi di materiali e che quindi non contribuisca a causare problemi. E poi un'altra cosa diciamo in cui di Orbit da sempre un po' si sente investita è proprio la condivisione, quindi l'apertura a partecipare a eventi per sensibilizzare sia sulle tematiche per quanto riguarda magari un po' più il nostro settore all'inizio, ma anche sull'importanza di tutte le tematiche trattate oggi, quindi dell'importanza di essere B Corporation, perché quello che alla fine resta è che è soltanto condividendo che poi vengono le idee, perché non c'è una ricetta, che è anche come diceva il senatore, ognuno deve interpretare poi a modo suo, sulla propria realtà, come si possono mettere in pratica i miglioramenti. Grazie Claudia. Serena, le persone, abbiamo parlato di persone, vuoi dirci la tua esperienza? Sì, allora per noi il far parte del B Corp ci ha aperto anche nuove possibilità per sviluppare quelle che sono le missioni aziendali e io direi che il fatto che partecipiamo, quindi abbiamo deciso di partecipare all'Inclusion Challenge, quindi un progetto coordinato da B-Lab e che prevede il volersi misurare, volersi darsi degli obiettivi a livello sociale, interno, nella società e svilupparli in maniera sistematica e monitorata e evidentemente per raggiungerli in un arco di 12 mesi, questo è il progetto. Quindi la challenge è la challenge 2017 che B-Lab ha lanciato proprio oggi a livello globale, quindi che invita le B-Corp a porsi, scegliere tre metriche che vengono misurate proprio dal BIA e migliorarle nell'arco dei 12 mesi del 2017. Quindi Erbatint ha aderito a questa challenge, se altre aziende italiane B Corp vorranno aderire vi manderemo i documenti per farlo, oppure andate direttamente a cercarle all'interno del vostro BIA perché lo riteniamo veramente importante. E quindi appunto è un esempio di come far parte del movimento possa portare a sviluppare dei progetti in cui società negli Stati Uniti, in Italia, in Europa possono emularsi positivamente per migliorare, è un esempio oltre a tutti gli altri progetti che individualmente possiamo fare, quindi senz'altro è un buon esempio di cosa possiamo fare. Grazie Serena, grazie Ruma, grazie Claudia, grazie Monica e grazie per aver condiviso con noi questo momento e ti ridiamo la parola, Fenke. Andiamo a portare. Ecco, allora
Grazie. Come avete visto, sono loro che tutti i giorni fanno la differenza per creare un futuro migliore. Ce ne sono molti altri qui in sala, è arrivato il momento di chiamare tutte queste bellissime aziende qui sul palco. Chiedo alla regia di far partire il brano, così tutti noi di B Corp, che siano i rappresentanti o che siano quelli che lavorano in una B Corp, si possono mettere questa meravigliosa maglietta. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ecco, credo che siamo pronti. È anche molto bello vedere come siamo qui in questa sala oggi, sempre più persone che appunto nel corso del pomeriggio ne sono arrivate tante, come ogni buon movimento cresce di minuto in minuto. Vorrei chiamare Bart, che mi accompagnerà nella presentazione di queste aziende, e anche Sara. Attimo. Allora, in primo momento chiameremo solo i rappresentanti, perché questo palco non è enorme e se no non c'entriamo. Poi dopo verremo tutti e faremo la foto, appunto, faremo la foto di gruppo. Allora, partiamo dalla prima, che è Banca Prossima. Il modello B Corp mette in pratica una versione avanzata di responsabilità sociale d'impresa non rituale periferica, ma integrata nel modello di business dell'azienda. E Marco non c'è più. BioClean. Rendo da pericoloso a virtuoso il ciclo dell'acqua. BioClean, come pulire senza inquinare. Anche più. Cometech. Se ogni società sviluppasse dei piccoli progetti for benefit, vivremmo in un mondo migliore. Essere una B Corp costituisce ad alzare il proprio livello del fare gli altri. Congratulazioni, ci mettiamo da lì più o meno, perfetto. Damiano. Vogliamo impegnarci con metodo a dare il nostro contributo per vivere e lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Davines. La volontà del gruppo Davines di diventare una B Corp è espressione coerente e concreta della nostra visione di bellezza sostenibile, del nostro modello di impresa orientato alla prospera longevità. The Orbit! The Orbit! Essere Grazie. Una B Corp nel settore Bene. Spaziale permette alla scienza di domani di creare oggi modelli di business profittevoli e sostenibili. De Micheli Lanciani Motta. Le B Corp rendono concreta la stakeholder theory di Schwab e del World Economic Forum e favoriscono la realizzazione professionale e personale delle persone. Dermophysiologic. Essere una società benefit certifica l'impegno quotidiano per dare ad ogni persona la possibilità di riscoprire un nuovo equilibrio e benessere a livello fisico e in tutti gli aspetti della propria vita.
di Kaios. Di Kaios offre servizi di consulenza legale in modo etico e responsabile per clienti che siano impegnati in attività sociali, educative e caritatevoli. MR. L'impegno per la trasparenza e l'etica e la nostra sensibilità per l'ambiente e le persone. Bravo. Ci hanno portato con entusiasmo a fare parte del movimento B Corp. Equilibrium. Migliorare la salute e vitalità delle persone rispettando l'ambiente deve essere una responsabilità di tutte le aziende che fanno business. Executive. Siamo diventati una B Corp per evolverci e per contribuire a rendere il mondo un posto migliore, sia in termini ambientali che etici. Facile aiuto! Noi crediamo nella pedagogia del ciclo di vita. È necessario guardare al benessere completo della persona, che quindi va oltre il guadagno, per un impatto che rispetti non solo la vita, ma anche l'ambiente. Pasticceria Filippi. Abbiamo deciso di diventare B Corp per sentirci utili nei confronti delle persone, dell'ambiente e della società in cui viviamo, facendo ciò che più ci piace, fare i nostri buonissimi panettoni. Focus Lab. Nell'approccio e nei progetti che accompagniamo, l'obiettivo è di trovare soluzioni di cambiamento e generare impatti positivi per i vari stakeholder coinvolti. Fratelli Carli. Dalla nostra storia abbiamo imparato l'importanza della cultura del territorio, la passione per la qualità, il rispetto per il cliente e per il lavoro. Ecco perché siamo sempre... Go siamo Green! Sempre. Essere una B Corp significa fare attenzione ad ogni gesto, perché sia fatto all'insegna della sostenibilità e possa essere d'esempio per tutte le altre aziende. Good Point. Good Point è B Corp per la sua stessa ragione d'essere: contribuire allo sviluppo della comunità, coniugando mondo d'etica e mondo dell'economia. Green Apes. Per noi è stato naturale diventare una B Corp perché nasciamo per incentivare al vivere sostenibile e riteniamo che non si possa riuscire senza collaborare. Abitech. Essere B Corp è una naturale conseguenza della nostra identità di impresa, che mira al continuo miglioramento delle condizioni ambientali, sociali ed economiche dell'ambiente urbano. Erba Tint. Per noi integrazione sociale, trasparenza e sostenibilità ambientale sono requisiti indispensabili per raggiungere uno sviluppo economico lungimirante. Impact Hub Milano. La rilevanza significativa dell'impatto sociale ed ambientale per Impact Hub Milano ha reso il riconoscimento di Benefit Corporation un passo importante e necessario nella sua naturale crescita. Insieme. Aziende che hanno come obiettivo comune quello di cambiare il mondo. Noi con voi ci siamo. Kudu the right way. Essere B Corporation è motivo di orgoglio e attestazione della professionalità che mettiamo al servizio del settore non profit per generare un impatto positivo verso la società. Little Genius. Siamo diventati una B Corp perché era nel nostro DNA di imprenditori civili e per avere un impatto sociale misurabile, educando le nuove generazioni ad essere attori di un mondo migliore. Marcel Zanolari. Con il modello B Corp possiamo produrre con profitto senza trascurare la sostenibilità e la trasparenza a vantaggio della salubrità dell'uomo e della natura. Mario Way. Siamo diventati un B Corp perché crediamo nella co-creazione di valore con altre aziende, nella sharing economy e nella creazione di benefici positivi per la comunità, l'ambiente e le future generazioni. Mondora. Essere B Corp ci ha dato un riconoscimento dei nostri sforzi di aiutare il mondo e le persone che lo abitano, iniziando dalla comunità locale. Benessere Natura.
Le B Corp sono importanti perché possono sensibilizzare le aziende di tutto il mondo a lavorare in maniera sostenibile. Ciao. Nativa Lab. Il movimento B Corp è rivoluzionario. Trasforma il business nel profondo in modo che le persone, il pianeta e gli azionisti siano rispettati allo stesso modo. NWG Energia. NWG Energia, per le scelte che ha fatto, era una società benefit prima di diventarlo. Gratulazioni. Organizzare l'Italia. Imprese, insieme per generare sviluppo economico e impatto sociale. Il movimento con una chiara visione di innovazione sociale, è un orgoglio farne parte. Perlage Winery. Le B Corp sanciscono la funzione storica dell'impresa di creare un beneficio nella comunità e nell'ambiente in cui insistono. Essere B Corp ci rende più responsabili oggi per le generazioni future. Per micro. Nel costante stimolo a migliorare, il sogno è quello di costruire un universo in cui le B Corp spariscano nella loro moltitudine anziché di splendere di luce propria. Right Hub. Il nostro claim è Right Hub, Right Business, Right World, espressione del nostro modo di operare e perfettamente complementare al Be the Change. Salchetto. Il più importante fenomeno sociale, ambientale e culturale di quest'epoca, in questo mondo, è l'impresa. Se cambiano ad un qualsiasi cambiamento, dobbiamo partire da lì per realizzarlo. The Church Palace. Crediamo che il business non possa contemplare solo il denaro, deve essere una forza rigenerativa per l'intera società. Auguri. Freedom. Diventare B Corp per Freedom è stato un passaggio naturale, come gli alberi che piantiamo ogni giorno per rendere il mondo migliore. Twigs. B Corp per Twigs è preoccuparsi e agire per il bene di tutti gli stakeholder nelle comunità aggregate. Valli del Pitto. Diventare B Corp è stato un processo naturale per fissare gli obiettivi delle Valli del Pitto nello statuto, a garanzia di continuità. Vita. Vita, società che non distribuisce dividendi, promuove modelli economici e sociali sostenibili attraverso la narrazione multimediale e iniziative di community per la loro messa in rete. Jordan, Shape and Beauty. Il cammino come B Corp ci consente di plasmare un business sostenibile nel tempo e capace di generare valore duraturo per l'azienda e i suoi stakeholder. Amala. Entrare in contatto con una rete di persone e aziende che condividono una mission sostenibile e innovativa. Bo! Tanti modi diversi. Crediamo di essere che insieme. Il lavoro e la forza delle aziende possa e debba creare beneficio per le persone e il pianeta. E se davvero vogliamo vedere il cambiamento nel mondo, noi dobbiamo essere i primi a cambiare. Crocker. Crocker costituisce comunità locali di persone, incoraggiando e sostenendo lo scambio e la condivisione di tempo e talenti per creare valore sociale ed economico e rigenerare le relazioni umane. Singularity U Italy. Auguri. Your Room. Vogliamo fare e stimolare business socialmente responsabile favorendo e supportando nuovi progetti imprenditoriali ad alto impatto sociale ed economico. In fondo un fondatore storico del movimento Patagonia. Tra 5 o 10 anni, guardando indietro, diremo:
questo è stato l'inizio di una rivoluzione, perché il paradigma esistente non funziona più. Questo è il futuro. Ecco, siamo già tanti, credo che sia il momento di chiamare tutti gli altri. Esatto. Mi dicono che dovremmo abbassarci perché non si vedono tutti. Tutti quanti, tutte le persone che lavorano nelle B Corp, tutte le persone che hanno la maglietta sul palco. E tutti i volontari di Culturit. Bellissime. Allora, grazie di essere tutti qui. La festa non è finita, ovviamente, la festa veramente comincia qui. Abbiamo. Si sentono? Guys? Abbiamo. Hello? Abbiamo allestito in quell'angolo della sala tutto un mercato dove potete conoscere le aziende e poi ovviamente, come sapete, c'è la cena, aperitivo, eccetera. Grazie! Vero, ma non nessuno ha messo fretta, mi sembra bene. Il caldo. Esatto. Gliel'ho detto più o meno, non so se. Non ti avevo vista ancora. Non so se mi si sente ancora.